Padre Santo. No, non parlo da quello. Tutta la creazione mi racconta la tua paternità divina, la tua potenza, l'amore tuo, l'armonia di te, suo creatore. Ed io vengo, Padre mio, a far visita a tutte le opere tue. Vengo a seguire gli atti fatti dalla tua volontà creatrice, che stanno come centro di vita in ciascuna cosa creata, qual nobile regina vuol fare in ogni cosa il suo dolce incontro con le sue umane creature. Ed io ti riconosco, volontà divina, vedo per me il tuo amore in ogni tua opera e vengo a fare felice incontro con te e a ricevere tutto ciò che tu mi doni. Vengo, Padre Santo, a riconoscere che il creato intero è opera tua e tua proprietà. Vengo a riconoscere la tua paternità per me e per ogni creatura in tutte le cose che per amore mio hai creato. E riconoscendoti come vero mio padre, stringendomi a te d'intorno, vengo con amore di figlia riconoscente a riconoscere i tuoi beni e a prendere possesso di tutti i tuoi possedimenti. Voglio, Padre mio, darti la gioia di sentire che la figlia tua è a te d'intorno, in mezzo a tutte le cose che per mio amore hai fatte. Vengo a stringermi al tuo seno per ricevere il tuo amore e darti il mio amore. Vengo a portarti il palpito e la volontà di ogni tua creatura per chiederti in cambio la volontà tua e di figli chiederti la tua somiglianza. Vengo, Padre mio divino, a nome di ogni tuo figlio, a riconoscere la tua paternità che si estende ovunque. Vengo a sentire la tua paternità nel cielo che è stato di stella, con il sole e con la tua luce di grazia, e ti chiama figlio di Gesù. E riconosci la mia luce e grandezza del Padre tuo, che ti ama tanto e che vuole che tu sia possessore di tutta questa luce. Vedo, Padre mio, la tua paternità nell'acqua, e vedo nel cibo che prendo e nella varietà delle bellezze di tutta la natura. Tutte hanno una voce comune che mi chiama figlio del Gran Padre Celeste, e qual figlia tua, esse vogliono tutte da me essere riconoscente. Ed allora, mia dolce creatura, voglio farti sentire anch'io la mia voce in ogni cosa che per me hai creata. Padre, Padre mio, quanto mi ami. Padre mio, nel tuo volere voglio anch'io moltiplicare per te infinito, divino, eterno amore, a nome mio e a nome di ogni mio fratello. E da te vengo, Gesù mio Redentore, vengo a nome di ogni creatura per ricordare e riconoscere tutto ciò che per noi hai fatto e patito nella tua vita e passione. Vengo a nome di tutti a prendere possesso di tutti i beni della redenzione. Menti, o mio Redentore, schierate intorno ad ogni tua creatura tutte le tue bene, le opere tue, i tuoi passi. Donali a noi per aiutarci, per santificarci, per farci sentire in noi gli effetti di tutta la tua vita. Sii per noi amante appassionato e donaci il possesso del tuo amore divino, in modo che ognuno senta tale amore per te da non poter più vivere senza amarti e senza far sempre e in tutto la tua santa volontà. Come Gesù 16 marzo 27. Che pagina? Come Gesù veniva concepito, così formava il rannudamento del suo vivere con le creature. Come nella volontà divina ci sono gli atti universali,
che ci vogliono per impedrarla. Come dice Marina, che sono gli atti universali, stavo pensando al Dio Supremo e al modo come può venire a essere realizzato questo regno. Ed il mio amato Gesù, muovendosi nell'interno, mi ha detto: figlia mia, come il tuo Gesù fu concepito, così erano dai di nuovo il regno della mia volontà divina con la creatura. Era necessario che essa prendesse dominio assoluto nella mia umanità e avesse la sua vita libera in tutti gli atti miei, per poter distendere il suo regno come voleva nella mia umanità. Sicché tutto ciò che io facevo, opere, preghiere, respiro, palpito e pavimenti, erano vincoli, rannodamenti del regno del mio figlio con le creature. Io rappresentavo il novello Adamo, che non solo doveva dare i rimedi per salvarmi, ma doveva rifare, restituire ciò che il vecchio Adamo perdette. Perciò, quando vuoi interrompere, Marina, ti hai io vado avanti, poi se mai tu. Ci fermiamo alla fine del paragrafo, prima di ora, così meditiamo un po' alla volta. Sì, va bene. Perciò fu necessario prendere la natura umana per poter racchiudere in essa ciò che la creatura aveva perduto e per mezzo mio ridarla di nuovo. Era giustizia che la mia volontà divina avesse una natura umana a sua disposizione e che in nulla si opponesse per poter di nuovo distendere il suo regno in mezzo alle creature. Molto più che una natura umana l'aveva tolto i suoi diritti di regnare, ci voleva un'altra che le restituisse i diritti suoi. Quindi è venuta prima ora. Quindi mi è venuto sulla terra non fu per la sola redenzione, anzi il primo scopo fu per formare il regno della mia volontà nella mia umanità, per ridarlo alle creature. Se ciò non fosse, la mia venuta sulla terra sarebbe un'opera incompleta, né degna di un Dio che niente meno non aveva potuto ripristinare l'opera della creazione, l'ordine come uscì dalle nostre mani creatrici, cioè che in tutto doveva regnare la nostra volontà. Vediamo di avere qualche riflessione su questa prima. Tutti quanti, non solo io. Una cosa che mi colpisce, allora Gesù nella sua umanità è vincolo e rannodamento del regno del Fiat con le. In altri punti dice che Gesù è il primo anello di congiunzione, no? Tra il divino e l'umano. Lui è il vincolo e il rannodamento del regno del Fiat, quindi dell'ordine divino, che diceva il regno per ordine, per regno dell'ordine e della pace con le creature. E quindi è il primo anello di congiunzione tra la divinità e l'umanità. Se l'Adamo non avesse peccato, Gesù comunque si sarebbe incarnato ugualmente. Quindi come veniva? Lì. Come veniva Gesù qui? È venuto per riparare, per riannodare una volontà? Sì. No, ma infatti è una domanda retorica, perché Rossana già conosce la risposta. Allora, giustamente, no? Allora, Gesù come sarebbe venuto? La risposta ci viene, se ce la possiamo andare a vedere, il volume 25, mi pare 31 marzo 1929 o qualunque sia l'anno. Comunque nel volume 25 è il 31 di marzo. Allora, vediamo che qui dice, era di giustizia che la mia divina volontà avesse una natura umana. Pare che la giustizia lavora sempre contro gli uomini, no? Deve equiparare. Qui la giustizia lavora a favore dei uomini. È di giustizia. Proprio perché mi piace. Allora, per andare verso quello che ci diceva Rossana, prendiamo
un passaggio che sta molti volumi prima, nel volume 6, dove Luisa dice, mentre stava pregando, dice: e il Verbo si fece carne e regnò in mezzo a noi. E verbum caro factus est, et habitavit in nobis. Allora Gesù dice: verbo vuol dire parola. E così come non c'è niente che abbia più influenza della parola, noi comunichiamo in virtù della parola, così verbo, quindi verbo, seconda persona, verbo con la V maiuscola, seconda persona della Trinità Santissima, vuol dire manifestazione, comunicazione, unione divina con l'umano. Infatti noi, quando Gesù dice, gli apostoli dicono: Gesù, mostraci il Padre, dice, non avete capito, sono io la manifestazione del Padre. Quindi il Verbo, poi incarnato, è la manifestazione, numero uno. Lui manifesta, rende visibile la divinità, la comunicazione, perché lui comunica la divinità. Lui dice soltanto quello che sente dire dal Padre. Lui fa le opere che vede fare al Padre e quindi le comunica ad extra. E poi la unione, quindi l'anello di congiunzione tra la divinità e l'umanità, perché nella seconda persona della Santissima Trinità incarnata c'è sia l'umanità che la divinità. È una necessità, quindi allora dice: pertanto, di conseguenza, e qui abbiamo la risposta alla domanda, diciamo, di tutti, domanda-risposta di Rossano. Se il Verbo non avesse preso carne, dimentichiamoci qui il peccato originale, facciamo conto che non sia mai stato commesso. Se il Verbo non avesse preso carne, non ci sarebbe stato nessun altro modo per unire il divino con l'umano, Dio con le creature. E quindi dimentichiamoci il peccato originale. Quando Dio, Trinità Santissima, diciamo, vediamola in questo modo: nell'atto unico della Santissima Trinità, il Padre genera il Figlio si sente, vede se stesso nel Padre, allora ama il Padre. Ciascuna delle tre divine persone ama se stessa e adora se stessa nell'altra. Da questo amore procede lo Spirito Santo. Questo è l'atto unico, comunicativo, fecondo. Tre e uno, uno e tre. Questa è la definizione del vero amore che genera. Allora, c'è il vero amore, dice Gesù in molti passi, consiste nel generare immagini simili di se stesso. Il Padre ama veramente, non amerebbe veramente se non generasse se stesso. Guarda se stesso, si ama infinitamente e genera se stesso. Il generato è il Figlio. Il Figlio ama se stesso profondamente, riconosce se stesso nel Padre e in questo amore procede lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ama se stesso. E proprio in virtù del ama se stesso, si riconosce nel Padre e nel Figlio, adora se stesso nel Padre e nel Figlio, e la Trinità può avere luogo, è completa. Quindi non esiste una persona che viene prima delle altre, è l'amore uno, è trino e comunicativo, è l'amore che genera. Allora, adesso, ogni persona genera e comunica, ma prendiamo la Trinità insieme, la Trinità come uno, unico Dio. Come fa questa Trinità? Deve uscire. Come fa a trovare un'immagine simile a se stessa? Deve uscire fuori da se stessa. Allora, questa è una cosa importantissima. Proprio perché il nostro Dio è un Dio uno e trino, ed è Dio uno e trino perché è amore, e l'amore è genere e feconda, proprio perché è un Dio uno e trino, deve necessariamente creare, uscire da se stesso, altrimenti la Trinità come fa a creare un'immagine? Il Padre crea un'immagine di se stesso nel Figlio e nello Spirito, il Figlio trova un'immagine di se stesso nel Padre e nello Spirito Santo, così fa lo Spirito Santo nel Padre e nel Figlio. Ma come fa la Trinità unita in questo, come dice, rutilare di luce, come dice Maria Vatta, come fa la Trinità nella sua unità
trovare un'immagine simile di se stessa, deve uscire fuori da se stessa. Quindi nella Trinità, infatti, il regno della divina volontà non è altro che l'immagine della Trinità in terra. E così come il Verbo, seconda persona della Santissima Trinità, incarnato, è Gesù, che è appunto l'immagine tangibile vicina del Verbo, così come la paternità del Padre, dove trova la sua immagine il Padre? Sulla terra, in Maria Santissima. Perché? Perché il Padre è colui che nella Trinità è colui che fa l'atto primario di generare. Dove lui deposita l'atto primario di generare sulla terra, di generare il Verbo incarnato? In Maria. Quindi la maternità divina di Maria la possiamo chiamare paternità divina nascosta in una creatura. Quando la paternità divina, talmente tenera, talmente dolce, talmente materna, arriva a tal punto da volersi nascondere dietro una creaturina piccina piccina, questa paternità divina che sembra che domina, che genera, che istruisce, che amministra, che è ricchissima, ma ama da madre, si nasconde dentro una creaturina piccolina, si chiama maternità divina. Allora, il Padre paradossalmente trova la sua immagine sulla terra in Maria Santissima. Il Figlio, il Verbo, quindi il Verbo che è comunicazione, manifestazione, unione del divino con l'umano, trova la sua immagine incarnata in Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio. E lo Spirito Santo, che procede dai due e che è la generazione, la procedenza, la discendenza infinita, questa luce infinita di amore che procede dal Padre e dal Figlio, dove trova la sua immagine tangibile? Sulla terra, in Luisa e nei figli della divina volontà. Amare noi stessi Dio, praticamente c'è questa generazione. Amare i nostri stessi Dio che è in ogni nostra cellula, amarlo diventa una generazione divina. Per questo dice il vero amore, no? Amare Dio come noi stessi, no? Amare il prossimo come se stessi, ma anche amare Dio, perché è Dio il primo ad amare, la particella dell'amore divino che è depositata in noi. Con questa particella dobbiamo amare Dio. Non solo amarlo, ma anche adorarlo. Infatti si dice, no, nel volume 16, il modello dell'adorazione non sta nella cappellina dell'adorazione dove ci sta Marina che ci ha tutta incartata con suoi così, eccetera. Il modello della vera adorazione sta nella Santissima Trinità, dove il Padre adora se stesso nel Figlio, il Figlio adora se stesso nelle infinite qualità divine del Padre. Quindi l'adorazione non è tanto un no, niente, piccolino, oh, non sono degno, ti adoro, ti amo, mia colpa. No, l'adorazione sta nella Santissima Trinità, dove, siccome la potenza è infinita, la sapienza è infinita, l'amore è infinito, come leggevamo prima nella preghiera, no, del volume 17, questa potenza infinita del Padre non è da meno nel Figlio e nello Spirito Santo. Quindi non è che il Figlio e lo Spirito sono un po' meno potenti del Padre, o il Padre e lo Spirito sono un po' meno sapienti del Figlio, o il Padre e il Figlio amano un pochettino, proprio perché le qualità infinite, le qualità divine sono infinite e perfettamente uguali tra tutti e tre, rimangono sbalorditi nel vedere la perfezione assoluta nell'altro, in se stesso, e la ritrovano nell'altro. Questo genera la adorazione, che produce, dice poi quel passo, gioie, felicità, contenti infiniti, e produce, come diceva Rossana prima, il vero regno dell'ordine e della pace. Questo è l'ordine divino. L'ordine divino regna nella Santissima Trinità, dove c'è perfetta uguaglianza, perfetto equilibrio di attributi divini. Perfetto equilibrio di attributi divini. Non c'è una ricchezza maggiore, una ricchezza minore. Allora, se la Santissima Trinità, per avere un'immagine simile di se stessa, deve per forza uscire, è chiaro che l'incarnazione del Verbo è necessaria, è scritta in eterno. L'incarnazione del Verbo è scritta in eterno, come è la generazione del Verbo.
La generazione del Verbo è l'atto ad intra della Santissima Trinità. In quest'atto ad intra già la divina volontà nelle tre divine persone dice: noi questa generazione del Verbo poi la dobbiamo incarnare, perché deve portare la nostra Trinità, manifestare la nostra Trinità fuori di noi stessi. E quindi dimentichiamoci il peccato originale, di necessità, per poter creare un'immagine di se stessi e quindi divinizzare il creato, il Verbo si deve incarnare. Come si sarebbe incarnato il Verbo? In Maria Santissima, è chiaro, perché la paternità del Padre comunque si deve incarnare in una creatura. E che cosa avrebbe prodotto? La figliolanza, la procedenza infinita, lo stuolo, la corte dei figli del Divin Volere. Con la differenza che non ci sarebbe stata pena, non ci sarebbe stato necessità di redenzione e non ci sarebbe stato limite. Tutti, dice Gesù, mi avrebbero visto, tutti mi avrebbero toccato. Allora, il peccato originale porta con sé la limitazione del tempo e dello spazio, la scarsezza delle risorse. Il tempo ci sembra che c'è nemico, lo spazio c'è nemico, le risorse, l'acqua, il fuoco ci sono nemici. E quindi, voglio dire, se non sono nata 2000 anni fa, a Betlemme non lo vedo Gesù. Invece, se il peccato originale non esiste nel piano originario dell'incarnazione del Verbo, Gesù sarebbe stato tangibile, vivibile da tutte le creature di tutti i tempi e in tutti i luoghi della terra, perché lui sarebbe stato non il re dei poveracci che si devono salvare, ma il re dei re, il signore dei signori, come dice la scrittura. C'ha a che vedere questa cosa, per esempio, con Adamo creato e Eva, diciamo, estrapolata da Adamo? Sì, perché la maternità fuori, certo, perché in realtà il genere umano è un atto della divina volontà e quindi tutto procede. Dio fa sempre i suoi atti più importanti, gli atti universali, dato che siamo in tempo. L'atto universale lo fa una volta e poi da quell'atto tutto il resto procede. Quindi è Adamo che è stato creato ed Eva non è stata creata. Eva viene, procede da Adamo. Così come lo spirito procede, no? Perché Adamo è il capostipite, in teoria, il capostipite dei figli della divina volontà. Poi si è interrotta questa catena, ma grazie a Dio, grazie alla redenzione, si è riannodata. Infatti abbiamo appena letto che Gesù è il rannodamento, è il vincolo del divino con l'umano. E quindi questa procedenza che con Adamo si era interrotta, anzi con Adamo ed Eva si era interrotta, può ricominciare là dove si era interrotto. Bene, grazie. E questa è l'opera dello Spirito Santo, l'opera della procedenza, della santificazione. Grazie tantissimo. Ora, per poter questi rannodamenti che formò la mia umanità nel mio regno con le creature avere una validità, vita e conoscenza, era necessario che scegliesse una creatura che, dandole per ufficio speciale che facesse conoscere questo regno del mio volere, vincolassi con lei questi rannodamenti che aveva formato la mia volontà con la mia umanità, dandole vigore di trasmettere questi rannodamenti del mio regno alle altre creature. Perciò sto nel fondo dell'anima tua a mantenere la vita del Fiat Supremo per vincolare questi rannodamenti e distendermi il suo regno. E ti parlo tanto di esso che a nessun altro finora ho parlato. Quindi sii attenta che si tratta della cosa più grande, qual è il ripristinare l'ordine della creazione tra il creatore e la creatura. Non solo ciò, ma era necessario che scegliessi prima una creatura che vivesse nel Fiat Divino per ricevere da lei atti universali, perché la mia volontà è universale, si trova dappertutto. Non c'è creatura che non riceve la sua vita. Ora l'uomo, col sottrarsi dalla mia volontà, respinse un bene universale. Tolse a Dio la gloria, l'adorazione, l'amore universale.
Ora, per ridare di nuovo questo regno, questi beni universali, Dio vuole per diritto che prima una creatura vivente in questo fiat le comunichi quest'atto universale. E come ama, adora, glorifica, prega, essa si costituisce insieme col suo stesso volere, amore universale per tutti, adorazione e gloria per ciascuna creatura, e diffondendo la sua preghiera come se ciascuno pregasse, prega in modo universale che venga il regno del Fiat divino in mezzo alle creature. Quando un bene è universale, ci vogliono atti universali per ottenerlo, e solo nella mia volontà ci sono questi atti. Come tu ami in essa, il tuo amore si stende ovunque essa si trova, e la mia volontà sente il tuo amore dappertutto, si sente seguire ovunque, quindi sente in te il primo amore come aveva stabilito che la creatura l'amasse nel principio della creazione. Sente l'eco suo nel tuo amore, che non sa amare con amore piccolo e finito, ma con amore infinito e universale. Sente il primo amore da Adamo prima di peccare, che non faceva altro che ripetere l'eco della volontà del suo creatore, e si sente tirata da questi atti universali che la seguono dappertutto a venire a regnare di nuovo in mezzo alle creature. Ecco, fermiamoci un attimo. E proprio, no, continua qui da quello che diceva Rossana, no? Allora, da quello che diceva. E quindi questo rannodamento ha dovuto cominciare proprio là dove si era fermato con Adamo. Allora dice, per poter questi rannodamenti che formò la mia umanità con le creature avere validità, vita e conoscenza, sono necessarie due cose. Prima cosa, io devo mettere questa conoscenza, questi rannodamenti in una creatura, li devo far conoscere. E quindi l'ha messi in Luisa, ha scelto una creatura. Secondo, questa creatura, siccome la divina volontà è universale, deve reciprocare, corrispondere con atti universali. E quindi, proprio perché la divina volontà è universale, è un atto universale, per avere il diritto, la creatura, di ricevere questo regno della divina volontà, ci vuole il capostipite, ci vuole una creatura che deve fare atti universali per tutti e costituirsi amore per ciascuna creatura, adorazione per ciascuna creatura, gloria per ciascuna creatura, e quindi utilizzare la proprietà della universalità che è insita nel divin volere, altrimenti il regno non può essere dato per giustizia. Quindi unire il moto proprio al moto di Luisa è un mettersi in un moto universale con tutte le nostre capacità, intelletto, memoria, volontà, respiro, palpito e circolazione. Quindi mettersi lei, è lei che ci rigenera inizialmente da questa cosa. Dopo essere fusi con Gesù, aver dato la nostra volontà a Dio, questo potrebbe essere il discorso di proseguimento. Certamente, anzi quello che diceva Dilma, Luisa, essendo il capostipite di quest'opera divina, essendo il prototipo dell'opera divina, del vivere nel divin volere, lei ha già fatto tutti i nostri atti. Lei è regina dei nostri atti. Essere regina dei nostri atti vuol dire che lei li ha fatti tutti, li possiede tutti, sono suoi, li può amministrare e ne esercita il diritto. Per cui Luisa, su ogni nostro ti amo, che Luisa c'ha il diritto dell'atto primo. Quindi Luisa, nel nostro piccolo ti amo, quando sente che la divina volontà si muove in terra, si fionda, dice sono io, è stato, l'ho fatto io, esercita il diritto di atto primo. Dov'è? Si bilocca. Per questo Gesù dice a Luisa, tu adesso devi salire in cielo per imparare i modi della Trinità, per imparare a fare atti onnipotenti, universali. Poi Gesù parla una volta dell'universalità, come in questo caso, una volta dell'onnipotenza, una volta dell'infinità, una volta della onniveggenza. Ci sminuzza, no, queste qualità di tutto. Dice a Luisa, prima devi salire su per imparare ad operare come operiamo noi.
E poi quando c'è tutta questa dimestichezza scendi da capo. E ti questo scendere da capo, non scendere negli atti nostri. E quindi esercitare il diritto di atto primo, atto primario, atto capostipite in ogni atto che facciamo noi. E quindi noi ci uniamo agli atti, diciamo, di Luisa, che sono atti nostri, così come sono atti suoi, perché c'è la vera comunanza, la vera comunione di te. Quindi unirsi e immedesimarsi agli atti di Luisa. Certamente, e sono atti nostri così come sono atti suoi, perché se noi stiamo in quella divina volontà, ciò che fa, si fa nella divina volontà, se io vivo in essa, è mio. E quindi per diritto noi possiamo, diciamo, reclamare come nostri, quando li facciamo, tutti gli atti di Gesù, gli atti di Maria, gli atti di Luisa, perché noi stiamo nella stessa volontà che opera in loro. Perciò ti sceglievo, figlia mia, e da mezzo la loro stessa stirpe, non solo per manifestarti le conoscenze, i beni e i prodigi di questo Fiat, ma per fare che tu, vivendo in esso coi tuoi atti universali, inclinassi la mia volontà che venisse a regnare di nuovo, come nel principio della creazione, in mezzo alle creature. Perciò a te è detto di unire tutti, d'abbracciare tutti, affinché trovando tutti e tutto in te, come tutto si trova nella mia volontà, farai mettere d'accordo, si daranno il bacio di pace, e il mio regno sarà ripristinato in mezzo alle creature. Ecco perciò la necessità delle conoscenze, delle meraviglie del mio Fiat Supremo, per disporre le creature, per allettarle a desiderare, a volere, a sospirare questo regno e i beni che ci sono in esso. Ecco la necessità che scegliessi prima una creatura che, vivendo in esso, coi suoi atti universali che le somministra il mio stesso volere, che sono atti divini, impetra il regno del mio Fiat alle creature. Un attimo, io faccio come un re, cui il suo popolo è stato ribelle alle sue leggi. Il re, usando del suo potere, chi mette in carcere, chi manda in esilio, a chi toglie il diritto di possedere, insomma a tutti dà la pena che giustamente meritano. Ora, col lungo andare, il re ha compassione del suo popolo, sceglie uno dei suoi ministri più fido ed, aprendo il suo cuore dolente, gli dice: voglio fidarmi di te, senti, ho deciso di darti il mandato. Che mi richiami i poveri esiliati, che mi metti fuori i prigionieri, che restituisci il diritto di possedere i beni che loro tolsi, e se mi faranno, saranno fedeli, raddoppieranno i loro beni, la loro felicità. E quindi, se la discorrono a lungo, il re con questo fido ministro, combinando tutto il da farsi. Molto più che questo ministro stava sempre appresso al re, pregandolo per il suo popolo che desse a tutti grazia di perdono e di riconciliazione. Onde, dopo avere il tutto combinato insieme con i loro segreti, chiamano gli altri ministri, dando ordine che facciano arrivare le belle notizie in mezzo al popolo, nelle prigioni, nell'esilio, come il re vuole far pace con loro, vuole che ognuno ritorni al suo posto e tutto il bene che il re le vuol dare loro. E mentre si spargono queste belle notizie, desiderano, sospirano, si dispongono coi loro atti a ricevere la loro libertà e il regno perduto. E nell'atto che si spargono le notizie, il fido ministro sta sempre appresso al re, premurandolo con preghiere incessanti che il loro popolo riceva il bene tra loro stabilito. Proprio questo ho fatto io, perché ciò che si può fare, fra due, a tu per tu, nel segreto del dolore e dell'amore, non si può fare con tanti. Nel segreto del dolore e dell'amore di due esseri che si amano e che vogliono lo stesso bene, non si può fare con tanti. Allora, questo giusto per fare l'esempio, no?
proprio perché l'opera del regno della divina volontà è un'opera universale, il modo di operare divino è, quando deve fare un'opera universale ad extra, che deve servire a tutta l'umanità, questa opera lui la deve iniziare, la deve fare e completare nel segreto a tu per tu con una creatura. Così come l'ha iniziata con Adamo, e ad Adamo nel paradiso terrestre avrebbe continuato a manifestare le verità del regno della divina volontà, a manifestare le verità della divinità, così come Adamo aveva la scienza infusa di tutte le scienze naturali, doveva però continuare ad imparare le scienze spirituali, cioè la divina volontà, e questo gliel'avrebbe rivelato Dio continuamente. Queste lezioni si sono interrotte ed hanno ripreso con lui. Poi la redenzione è stata un'altra opera universale, è iniziata a tu per tu con Maria Santissima, che da sola nel tempio ha impetrato e riuscito a fare quello che i profeti, i patriarchi non erano riusciti a fare per secoli e secoli e secoli, ossia far scendere il sospirato redentore. E poi la redenzione stessa, fatta in Gesù, e una volta che è fatta e completata in Lui, si deve ancora manifestare la redenzione e ottenere i frutti, l'evangelizzazione su tutta la terra. Per non parlare del terzo fiat, che sta fatto in Gesù, ma non è ancora conosciuto. E allora l'ha manifestato ad una creatura, a Luisa, e da qui a tu per tu, nel segreto, fra due, e da qui poi si deve, tramite atti universali, diffondere a tutte le creature. E quindi sono necessarie due cose, no, per Luisa. Ti ho manifestato, ti ho dato le conoscenze, e dal canto tuo tu queste conoscenze le hai applicate, le hai vissute, le hai ricevute, trasformandole con la divina volontà in atti universali, quindi dando a tutto il genere umano il diritto di ricevere questo regno. Il segreto dolore ed amore del tuo Gesù, unito all'anima che scelgo, tiene tal potere, io dare e lei di impetrare ciò che ci vuole. Il segreto tra me e te ha fatto maturare le tante conoscenze che ti ho fatto del regno del mio Figlio Divino, ha fatto risorgere i tanti tuoi atti in esso. Il segreto tra me e te mi ha fatto sfogare il mio dolore così lungo e di tanti secoli, in cui la mia volontà, mentre stava in mezzo alle creature, era vita di ogni atto loro. Tuttavia non la conoscevano, la tengono in stato di agonia continua. Figlia mia, un dolore mio sfogato nel segreto del cuore di chi mi ama, ha virtù di cambiare la giustizia in misericordia, e le mie amarezze si cambiano in dolcezze. Onde, dopo che mi sono fidata di te, combinando il tutto insieme, ho chiamato i miei ministri, dando ordine di far conoscere al popolo le mie belle notizie sul mio Fiat Supremo, le tante sue conoscenze, come chiamo tutti che vengano nel regno mio, che escano dalle carceri, dall'esilio della loro volontà, che prendano possesso dei beni perduti, che non più vivano infelici e schiavi della volontà umana, ma felici e liberi della mia volontà divina. E come questo segreto ha tenuto virtù di dirci a cuore le tante meraviglie e manifestazioni dell'eterno Fiat, uscendo fuori questo lungo nostro segreto farà tanta breccia sul popolo che, sorpresi, loro stessi pregheranno con sospiri che venga il mio regno, che metterà termine a tutti i loro mali. Che meraviglia! Mi viene qui un punto, no? Mi piace come Gesù utilizza la parola segreto. La parola o l'atto chiamato segreto nella divinità è ben diverso da quello che concepiamo noi. Nelle cose umane il segreto è qualcosa che si tiene nascosto, che magari mai si rivelerà, mentre Gesù e anche Maria nel libro della Vergine Maria dice: il segreto è come uno sfogo d'amore. Che Dio è trasparenza, Dio è luce, tutto verrà manifestato, non c'è niente che rimarrà nell'oscurità, anche i più reconditi pensieri del nostro cuore verranno manifestati a tutti. Quindi
è come dire, il segreto è come un bisogno del cuore, come dice Maria Santissima, che irresistibilmente viene manifestato alla persona amata. Quindi il segreto fa parte dell'operare di Dio, fa parte quando lui vuole manifestare una cosa, prima la tiene in segreto a tu per tu con una persona, ma questo segreto lo deve, è come un modo di operare questa verità a bene di tutti. Quando la vede bene formata quest'opera tu per tu con una creatura, irresistibilmente il segreto per definizione viene manifestato a tutti. E quindi questo è il segreto divino. Il segreto divino ha in sé il bisogno della manifestazione. Non la può contenere. No, il segreto, quando Gesù dice segreto, Gesù dice devo manifestare. E quindi proprio perché deve manifestare, si sposa con una creatura per dire rendiamole pronte a ricevere questa manifestazione. Pertanto, operiamo il segreto tra di noi affinché lo possiamo poi manifestare per tutti. Il segreto non è più segreto, il segreto in Dio non è segreto, il segreto in Dio è un bisogno del cuore. Così come la parola mistero, no? Noi siamo abituati a dire del primo mistero tutto è un mistero doloroso. Adesso possiamo, nella divina volontà, ovviamente possiamo dire nel primo atto doloroso. Allora, nella divina volontà il mistero è l'atto che si manifesta. 14 ottobre 1911. Oh, quanto è scarso il numero di quelli che fondono la loro vita tutta nell'amore. Ti raccomando, figlia mia, fa conoscere a tutti quelli che puoi che il tutto sta nell'amore, la necessità dell'amore, e che tutto ciò che non è amore siano anche cose sante, invece di farli camminare innanzi li fanno andare indietro. Sia la tua missione l'insegnare la vera vita d'amore. Sai cosa? Quello che mi veniva in mente, Vilma, ed è bellissimo tutto quanto, si parlano di amore e il problema che sono d'oggi è che possiamo dare una definizione diversa dal vero amore, che cos'è il vero amore, no? E allora che cosa chiamiamo vero amore? Giustamente il vero amore lo troviamo nella divina volontà, e al fine di trovare il vero amore ci dobbiamo fondere nella divina volontà, altrimenti questa origine che è il vero amore, che è la scintilla che è da Dio, perché lui è il primo che ci ama, non lo troviamo il vero amore, troviamo amori umani, troviamo amori imperfetti. Allora mi sono ricordata di una serie di passi che ci sono nei volumi dove Gesù definisce il vero amore. Dice, ma che cosa consiste? Ovviamente tutto quello che fa Gesù, tutto quello che fa Maria, tutto quello che fa Luisa è vero amore. E allora ce ne sono alcune di definizioni, no? Dice, per esempio Gesù nel volume 2 dice: molto dell'amore del prossimo, scusate, sto traducendo all'impronta perché lo sto leggendo in inglese, molto dell'amore del prossimo entra nel mio cuore. Ma se l'amore del prossimo l'amore del prossimo deve essere unito al mio per formare un singolo amore, in modo tale che non si deve poter distinguere l'uno dall'altro. Ma quando l'amore al prossimo non è trasformato nel mio amore, io non lo guardo come qualcosa che mi appartiene. Allora giustamente Vilma ci dice, no, per trovare il vero amore dobbiamo stare continuamente fusi, attenti, sempre fusi, sempre attenti della divina volontà, perché la divina volontà è la fonte del vero amore. Se li mettiamo in una scala, cosa è più importante, l'amore o la divina volontà? È chiaro che sono importanti tutte e due, ma la volontà viene prima, perché la volontà è la fonte dell'amore. Allora per avere la certezza che noi operiamo per amore,
che sia l'amore vero, ci dobbiamo fondere nella divina volontà, perché in essa troviamo il vero amore. Poi, per esempio, ci sono altre definizioni. Il vero amore è quando c'è la speranza e speranza perseverante, anche quando pare di aver perso l'amato, anche quando pare che tutto è finito, il vero amore persevera. Poi dice Gesù, il vero amore per natura genera immagini simili a se stesso. E infatti è dal vero amore che il Padre ha generato il Figlio. È dal vero amore che Maria Santissima, con la paternità divina deposta in lei, ha generato Gesù. È dal vero amore che si generano atti fatti nella divina volontà che hanno l'immagine e somiglianza di Dio. E poi ancora si dice, il vero amore non è vero amore se non c'è perfetta fiducia nell'amato. Il vero amore necessita la perfetta fiducia. Se non c'è perfetta fiducia nell'amato, se non c'è perfetta fiducia, allora non può, allora dice, io come diceva Bilba prima, come faccio a dire quando questa vita divina inizierà in me? E lei giustamente dice, punta i piedi, dice no, io ci devo credere, altrimenti non è vero amore. Certo, sono anche è una bellissima, la distruggo, bravissima, nell'istante in cui io non credo, io la distruggo. Noi pensiamo a volte pensiamo che il vivere nella divina volontà è legato a qualcosa che io faccio o che non faccio, ma è legato a qualcosa che io sono, che io credo. La prima cosa è credere. La prima condizione, dice Gesù, per ricevere il regno della divina volontà, numero uno è sapere che Dio la vuole dare, lo vuole dare. Numero due è credere che io lo posso ricevere. Se io so che Dio lo vuole dare, ma penso che io non lo posso, in fondo non ci credo che io lo posso ricevere, allora non amo veramente Dio, perché non ci credo che Lui mi vuole dare quello che ardentemente mi vuole dare. Allora non è vero amore. E poi terza condizione, preghiera atto incessante, perché come per dimostrare che io ci credo veramente, lo devo desiderare più della mia vita. Allora la bellissima lezione del vero amore è sapere che Dio lo vuole dare questa vita divina, credere che io la posso ricevere nonostante la mia cattiveria, nonostante vedo il mio nulla, eccetera. È atto incessante, atto incessante. E quindi queste sono le bellissime lezioni, almeno, che stiamo ricevendo quest'oggi. E qui lascio il posto alle riflessioni di altri, anche di Bilba, che ringrazio. Allora, qui per esempio do una serie di passi sul tema del rifare gli atti delle creature, e quindi anche di se stesso, non cambia la cosa, nella divina volontà, riconducendoli all'unità. Ecco, qui c'è una serie di spunti, per esempio c'è una serie di spunti, una serie di rispostine che mi ero segnata su domande che erano venute a me ad altri sul tema del rifare, e diciamo che i passi riferiti a questi si trovano tra vari volumi che vanno tra il 14 e il 35, ma ce ne sono molti di più. Vogliamo partire dal passo o partire dalla domanda? Come ti va? Allora, qual è la domanda? Riformuliamola, così entriamo nella che tu mi dicevi, no? Innanzitutto ciao a tutti. Qualcuno diceva che appunto quando io dico rifaccio gli atti anche i miei, gli altri, qualcuno faceva veramente mettersi a posto, insomma tutta la vita passata, quindi diceva allora rifaccio gli atti in realtà, quindi tutto ciò che ho fatto nel passato è sparito, non esiste più, quindi adesso d'ora in poi faccio solo più atti divini, no? Quindi come se non esistesse più davanti a Dio tutto il passato. No, non come se non, il passato è stato rifatto. Allora quando noi entriamo nella divina volontà, ci entriamo tutti,
tutti, non Marina dal 12 luglio 1995, quella di prima, no, ci entra tutta la creatura. Allora più formiamo vita, più facciamo gli atti nella divina volontà e più questa vita si completa. Allora rifare gli atti passati è come dire, io prendo come spunto, no, gli atti passati fatti umanamente, che è un granellino di sabbia, pure se è un atto buono, o è una cosa cattiva, però di cui mi sono pentita, che ho confessato, quindi si è trasformata in misericordia divina. Ora, questi atti umani, che non sono altro che effetti della divina volontà, non sono vita, ma sono effetti, diventano per me adesso una causa, non più effetti, ma una causa, una opportunità per fare nuovi atti nella divina volontà. Quindi non è che l'atto cambia natura, gli atti umani del passato sono sempre quelli, però se io prendo un granellino di sabbia e lo tuffo dentro un sole, mi dici tu dove lo vado a trovare più questo granellino di sabbia? Gesù dice in un passo, e quindi passiamo. Allora, nel volume 28, la natura degli atti dipende dal seme originario di quell'atto. Così come dal seme di mela viene una mela e dal seme di pera viene una pera e non viceversa, se il seme dell'atto è la volontà umana, viene fuori un atto umano. Se il seme, quindi la volontà che genera quell'atto, è la volontà divina, viene fuori un atto divino. Questo non è che si può cambiare. Il rifare però vuol dire che quegli atti umani che non hanno preso vita dalla divina volontà e che sono rimasti atti separati nello spazio, nel tempo, limitati, dipendenti, parziali, adesso io l'atto corrispondente che Gesù ha fatto dentro di sé e l'ha lasciato sospeso dentro di sé, me lo vado a prendere dentro la divina volontà, dentro l'umanità di Gesù, e facendolo mio lo faccio vita, e quindi vado a sostituire quell'atto umano, quel granellino di sabbia. In quel senso io lo rifaccio completamente. Quindi noi dobbiamo pensare che tutti gli atti della nostra vita, dal respiro, il palpito, il moto, ogni parola, ogni lavoro, questi atti stanno contati. Così come sono contate le stelle del cielo, così sono contati gli atti, sono numerati dal primo all'ultimo. Se io questi atti stanno numerati e stanno sospesi dentro la divina volontà, più propriamente dentro l'umanità di Gesù, perché lui li ha fatti. Allora se io agisco all'umana, questi atti è come se li strappassi, prendo la fonte, diciamo, mi rubo quest'atto che la divina volontà ha fatto per me, e io lo taglio dalla fonte e lo faccio mio, dico lo faccio con la mia umana volontà. Poi lo posso fare bene, può essere un atto buono, può essere un atto cattivo, però è un atto che è strappato dalla fonte. Se io invece adesso rientro nella fonte, dice vedi quel pensiero, io adesso lo vengo a prendere da dentro di te Gesù, lo faccio nella divina volontà, questo pensiero fatto nella divina volontà andrà a sostituire quel pensiero che io feci con la mia umana volontà in quel dato momento del tempo e dello spazio. Quindi sostituisce tutto, ripara tutto, rifà tutto. Questo non vuol dire che l'atto umano cambia la natura, l'atto umano resta umano, ma quel granellino di sabbia umano è stato sostituito da un sole infinito, e quindi voglio dire è come non ha più ragione di esistere, non ha più rilevanza, non ha più proprio importanza, è completamente ignorabile. E in questo senso noi possiamo rifare tutti gli atti nostri e tutti gli atti degli altri, sapendo che tutti gli atti nostri e gli atti degli altri, così come li vuole Dio e così come li ha creati Dio, stanno tutti numerati, contati, fatti nella divina volontà, nell'umanità di Gesù. Quindi io non li vado a prendere tra le creature questi atti, li vado a prendere in Gesù, e in Gesù li faccio miei, li rifaccio, li faccio miei, quindi li rendo vita in me,
e facendo così automaticamente sostituisco gli atti umani che devono essere sostituiti. Quindi sostituisco granellini di sabbia con soli infiniti. E questo è il rifare. Non so se mi sono spiegata. Sì. Sì, sì. Questo è il rifare. Gli atti miei con gli atti degli altri. Dice poi una domanda che ho trovato ieri, quando Luisa dice: io entro, diciamo, ti do gloria, diciamo, in tutti gli atti delle creature. E Luisa dice: ma che ne sarà poi di quei granellini di sabbia, no? Giustamente, perché quelli non spariscono. Pensiamo che gli atti buoni, no? Gli atti buoni fatti con l'umana volontà. E Gesù giustamente dice, da una risposta che mi ha proprio illuminato ieri, e dice: siccome tutti gli atti umani stanno fatti in Dio, così come le stelle sono state create in Dio e poi messe fuori, Dio aveva già fatto opere a sufficienza, i fiori, i frutti, il sole, sono opere. Quando ha fatto l'uomo, ha fatto vita, quindi vita simile alla sua. Quando lui ha creato in sé e poi ha attualizzato in Gesù Cristo tutti gli atti umani divinizzati nella divina volontà, ha creato vita. Allora dice: io opere ne ho fatte a sufficienza. Nella divina volontà l'uomo, il suo compito era quello di godersi queste opere e fare vita, nel senso che stando nella divina volontà lui doveva moltiplicare queste vite divine. Quindi noi non avevamo originariamente il compito di fare opere. Dice Dio: io opere per voi ne ho fatte a sufficienza, voi non dovevate fare opere, dovevate fare vita. Allora quando noi operiamo nella nostra umana volontà è come se diciamo: anziché fare vita, anziché moltiplicare vite divine, siccome voglio che sia una cosa tutta mia, io rinuncio alla vita divina e faccio opere umane. Che cosa ridicolo, no? Rinuncio alla vita divina, strappo diciamo l'innesto con la vita divina, e pur di avere la padronanza e l'origine, la proprietà di quest'atto, mi accontento che sia un'opera, che sia un granellino di sabbia, ma che sia mia. Allora Gesù dice: queste opere buone, che a volte appunto sono state fatte per ignoranza, per non conoscere, immaginiamo a tutti i nostri fratelli e sorelle santi che hanno smazzato con la loro umana volontà, giustamente hanno provato a fare opere buone, hanno provato ad acquisire meriti. Adesso che ne sarà di tutto questo? Gesù dice: mica lo butto via, io li prendo come ornamenti, mi servono come ornamenti. Queste operette non avevano ragione d'essere, ma dato che adesso ci sono, io comunque le prendo come ornamenti. Però sta alla creatura che vive nella divina volontà di andare a prendere nella divinità, nella divina volontà, l'atto divino corrispondente a queste opere, per poterle fare, per potergli dare vita, in modo che anche quel granellino di sabbia, opera buona, darà gloria a quel santo corrispondente, a colui che l'ha fatto, perché costituisce paradossalmente la causa, lo spunto, l'occasione per fare un nuovo atto divino. Questo vuol dire il rifare. Andare tra le opere buone dei santi e rifarle vuol dire i santi ricevono maggiore gloria, perché loro hanno granellini di sabbia in un certo senso comparati agli atti della divina volontà. Però l'anima che vive in terra nella divina volontà va in giro tra questi effetti del voler divino, tra questi granellini di sabbia, e li utilizza come cause, come spunto, come scintilla per fare un nuovo atto divino. Allora il santo dice: guarda, io avevo fatto un granellino di sabbia e questo granellino di sabbia è stato utilizzato come scintilla per creare un sole. Meraviglia, meraviglia, gloria. In quel senso lui si sente rifatto. In quel senso lui riceve la gloria accidentale, come se lui non avesse fatto un granellino di sabbia, ma avesse fatto un sole. Perché al posto suo, senza interesse personale, ma per dare gloria a Dio, un'anima nella divina volontà si è presa la briga di andare in giro a questi granellini e prenderli ad uno e utilizzarli come causa per accendere un nuovo sole, una vita divina. Questo è il rifare. Non so se mi sono spiegata. Questa è la vera comunione dei santi.
è il dritto, perché i santi adesso stanno nella divina volontà, quindi i loro granellini di sabbia sono stati, come dice Gesù, non entrano come atti divini nella divina volontà, ma sono stati confermati nella divina volontà. Quindi confermati come effetti buoni della divina volontà, perché alla base, all'origine di qualsiasi atto buono c'è sempre la volontà divina. E quindi Gesù dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Qualunque cosa che è buona viene sempre dalla divina volontà. Però la creatura la può prendere questa ispirazione, questo spunto, questa divina volontà, la può ricevere come vita, e quindi consente alla divina volontà di moltiplicare una nuova vita divina e di fare nuovi atti divini, e quindi svolge lo scopo per cui è stata creata, di moltiplicare atti divini, non di fare opere. Oppure può prendere questa diciamo divina volontà, questa grazia, questo volere, e può utilizzarla con il suo umano volere per fare opere buone. E questo può averlo fatto o può farlo per due ragioni. Primo, perché non conosce che può ricevere la divina volontà come vita, come tutti i santi. In questo senso, se lei lo fa per ignoranza, perché non lo conosce, quando le creature entrano nella divina volontà, quest'anima riceverà la gloria come se lo avesse fatto, perché non lo sapeva. E quindi nella divina volontà c'è comunione dei santi. Oppure lo può fare perché lo può fare perché vuole, perché sia, come dicevamo prima, il paradosso dell'umana superbia anche nel bene, che dice: io piuttosto che rinunciare alla mia volontà completamente e sentirmi un nulla e rinunciare ai miei meriti umani, voglio mantenere il mio piccolo merito umano, e quindi rinuncio al sole divino, alla vita divina, ma mi prendo una bella operetta umana. Allora, in quel senso Gesù dice: qual è stata la volontà che ti ha animato a fare questa cosa? A soffrire questa pena. Prendi per la tua ricompensa dalla volontà che ti ha animato. È volontà divina? Ricompensa divina, che non è ricompensa tua, è ricompensa di tutti, è ricompensa di Dio, è gloria divina. Volontà umana, ricompensa umana, sarai ricordato per una, due generazioni, ci avrai una opera, un granellino di sabbia confermato nella divina volontà come piccolo ornamento, ma non ti darà gloria accidentale, di modo che tu nel cielo ti sentirai inondato da nuove beatitudini. Non so se mi sono spiegata. Vogliamo leggere un passo? Sì. Allora, leggo quella domanda che ha fatto Luisa ieri. Allora, volume 35, 21 dicembre del 36. Ora continuo sullo stesso argomento del giorno 18. Come gli atti nostri, fatti nel voler divino, si cambiano in vita. E pensavo tra me: e tante opere buone, ma non uscite da dentro il voler divino, che mancano il suo germe di vita, non possono essere vita, ma opere. E cosa saranno quindi nell'ordine divino queste opere? E il mio dolce Gesù, sempre benigno, ha soggiunto: figlia mia, possedendo in natura la sua vita creatrice, non è meraviglia che ogni atto di creatura, anche un piccolo ti amo, fatto nel mio volere, questo viene come maturato nel centro della sua vita divina, e come con naturale riacquisti la vita. Tutto ciò che si fa in esso viene rigenerato nel nostro eterno amore, ed acquistano la lunga figliolanza di tante vite divine che sono esclusivamente nostre. Ora, le opere buone non fatte nel mio volere possono essere nella nostra opera creatrice tanti belli ornamenti, i più, i meno belli, ma vita non mai. Anche
anche nell'ordine della creazione ci sono vite e ci sono ornamenti. I fiori non sono vite, eppure formano un bell'ornamento alla terra, però non permanente. I frutti non sono vita, ma servono ad alimentare l'uomo e a fargli gustare le tante svariate dolcezze, ma non sono duraturi. E non sempre li può gustare quante volte vuole. Se i fiori e i frutti fossero vite, l'uomo li potrebbe godere quante volte li volesse. Il sole, il cielo, le stelle, il vento, il mare non sono vite, ma siccome sono opere nostre, quanti beni non fanno? Prima servono come la più bella primaria abitazione dell'uomo. Che cosa sono le loro abitazioni a confronto della grande abitazione che facciamo noi di tutto l'universo? Vi è una volta azzurra, tempestata d'oro, che mai scolorisce. Vi è un sole che mai si spegne. Vi è aria che facendosi respirare dà vita. Vi è un vento che purifica e refrigera. E poi tante altre cose. Al nostro amore era necessario fare un misto di vite, e per vite intendiamo la creazione dell'uomo e gli atti umani che Dio ha creato dentro di sé prima che l'uomo si rifacesse, perché ogni nostro respiro, ogni nostro palpito è un atto umano di vita umana a immagine e somiglianza di Dio, creato in Dio prima, così come lui ha creato le stelle. Quindi ha creato un misto di vite e di opere, perché dovendo servire a felicitare l'uomo e che dovevano servire al decoro e alla decenza e all'abitazione di colui che tanto amammo. Quindi le opere dovevano servire all'uomo per farlo vivere bene, no? Le vite dovevano servire perché si moltiplicassero, perché moltiplicassero la vita di Dio. Ora, questa è la chiave finale, dove dice, ed è bellissima questa risposta, onde, avendo noi, Santissima Trinità, fatto opere più che sufficienti, quindi dice, noi, a voi, abbiamo fatto trilioni di stelle, trilioni di soli, trilioni di fiori, di invalidi, di tutto il creato, di opere ne abbiamo fatte perché dovessero servire alla decenza, al decoro, tutto l'universo, all'abitazione dell'uomo, a farle godere dell'uomo, ne abbiamo fatte più che a sufficienza. Quindi a lui spettava di godersi le nostre opere e non di fare opere, ma di vivere nel nostro volere per formare tante vite di amore, di gloria per colui che tanto l'amava. È chiarissima questa risposta. Dio le ha fatto opere che dovevano servire a noi per consentirci di fare atti nella divina volontà, perché noi stiamo nello spazio e nel tempo, quindi anche i fiori, la luna, le stelle, tutto ci deve servire nella nostra umanità per fare atti nella divina volontà. L'uomo invece doveva godersi queste opere, utilizzarle per vivere nel divino volere e fare vite, non fare opere, quindi moltiplicare vite d'amore e di gloria per colui che tanto l'amava. Ma la differenza è grande tra le opere e la vita. La vita non perisce, ma le opere sono soggette a tanti cambiamenti. E se non, quindi se queste opere sono rette, dice vabbè, me le tengo, le utilizzo come ornamenti. Ma se non sono rette neanche e sante, invece di formare l'ornamento, formano il nostro disonore e la loro confusione e forse anche la loro condanna. E quindi in un certo senso lo trovo bello questo, perché è rivoluzionario. La vita del cristiano, no? Non è la vita di opere, è la vita di vita. Allora il vivere nel divin volere rivoluziona tutto. Non è tanto quanto più faccio, quanto bene faccio, quante congregazioni fondo, quante opere di bene, quante opere di carità. Queste sono, queste diciamo cosiddette opere, sono dei piccoli ornamenti, ma in realtà quello che conta nella divina volontà è moltiplicare le vite. E quindi moltiplicando vite nella divina volontà, ovviamente queste produrranno effetti, perché la vita produce effetti. Invece io mi focalizzo sugli effetti, resto sugli effetti, resto sugli ornamenti, resto sulle opere, perché mi prendo tutto il merito, e abortisco la vita divina, che invece può produrre effetti imperituri,
che non finiscono mai, che si moltiplicano a bene di tutte le creature, non solo quelle che mi stanno vicino, non solo quelle che riesco ad abbeverare con le mie opere di bene, ma tutte, passati, presenti e futuri, addirittura pure i santi nel cielo, pure le anime in purgatorio. Allora facciamo vite divine affinché producano effetti divini per il bene di tutti. E non accontentiamoci del merito delle opere umane che ci danno il piccoletto merito umano, ma restano come dei piccoli ornamenti che si impolveriscono, che si putridiscono e che periscono. La vita e le opere, la causa e gli effetti. Allora, il nostro compito nella divina volontà è quello di stare nella causa, non negli effetti, e di moltiplicare vite, non di fare opere. E quindi, stando nella causa, la causa è la fonte degli effetti, noi, moltiplicando vite divine, possiamo sostituire e rifare anche quegli effetti che si sono staccati dalla causa, è come dei fiori che si sono tolti dalla radice, che appassiscono. E quindi possiamo rifare e quindi sostituire tanti effetti con soli e vite di più. Quindi tutte queste opere le dobbiamo rifare noi? Sì, rifare e sostituirle con vita. Con vita. A me piace tanto la storia di Pinocchio, perché Collodi si è ispirato a Gesù, diciamo. Anche il Geppetto, che è stato, tre giorni nel ventre della balena, no? E Gesù morto che poi risorge. Allora, Geppetto è Dio che crea opere, dice: io le ho fatte a sufficienza, io creo opere, e quindi ha fatto un burattino di legno. E poi ha infuso quell'amore, ha infuso quella vita divina dentro il burattino, e quindi dalla sua creazione, dalle sue opere, vuole ricevere vita. Allora Dio ha fatto sole, cielo, luna. Questo sole, cielo, luna non possono dire gloria, gloria, gloria al nostro creatore, sono opere. Allora chi gli deve dare la vita? È l'uomo. Allora l'uomo non ha il compito di fare altre opere, opere ce ne stanno a sufficienza. L'uomo ha il compito di dare vita alle opere che Dio fa, affinché Dio creazioni ha fatto e si veda ritornare se stesso dal proprio creato. E dice: vedi, ho fatto sole, ho creato opere e mi ritrovo ritornarmi in me stesso. E quindi, ho fatto sole e mi ritrovo Dio che mi ama nel sole. Ho fatto tante cose, tante opere, e in virtù della divina volontà operante nel nulla della creatura, solo in virtù di questa divina volontà operante nel nulla della creatura, mi ritrovo restituirmi me stesso dalle mie opere. Questa è la gloria di Dio, questo è il compimento della creazione. Allora noi non siamo interessati a fare opere, ma a rifare, a mettere vita divina nelle opere, perché possano glorificare Dio come vita e non come opere. Infatti non so in quale volume dice che anche la persona sola che vive il volere le restituisce tutto l'amore e la gloria che dovrebbe dare tutte le creature. E certo, perché che cosa vale di più? Una vita divina, che noi la definiamo un sole pulsante di vita divina, o trilioni e trilioni e trilioni e trilioni, seppur trilioni, di bellissimi granelli di sabbia? Vale sempre più la vita divina, una vita. Eppure noi, nella nostra follia umana, preferiamo l'opera, perché l'opera, posso dire, è mia, l'ho fatta io. E invece la vita divina, non dico è mia, ha diritti divini, è di Dio, per cui è di tutti. Io non posso accampare nessun diritto sugli atti che faccio io nella divina volontà, sono atti di Dio, sono anche atti miei, ma sono atti di tutti, sono atti di Carla, sono atti di Abramo,
sono atti di San Luigi Gonzaga, sono atti di volontà divina, e chiunque vive in essa, per questo la volontà divina è il comunismo perfetto, il comunismo divino, cioè la comunione perfetta. Ma se io voglio dire no, questo è mio solo, allora mi accontento del mio granello di sale. Va bene, allora io vi ringrazio, e adesso ho l'ora media, che sto imparando a cercando, no, di pregare anche, diciamo, la liturgia delle ore, di utilizzarla per girare nella divina volontà. Ah, bello. Così non fare un'operetta, servizio di labbra, ma moltiplicare le vite. Allora ecco, senti, come possiamo conciliare veramente le preghiere che abbiamo imparato, le lodi che fa la Chiesa, no? Nella divina volontà, come le tutti, per esempio, i salmi, ci sono salmi di lode, sì, salmi di ringraziamento. Sì, sì. Allora, pensiamo che nella divina volontà l'anima deve passare per tutti gli stati d'animo di tutte le creature e mettere su di quelli il sigillo divino. Allora possiamo pensare che noi, con il salmista che rappresenta l'uomo, la creatura che prega, entriamo e rifacciamo nella divina volontà tutte le preghiere di lode, di sofferenza, di angoscia, di tutte le creature, e le mettiamo tutte nel divino volere. E quindi tutto, diciamo, rifacciamo con il suggello della divina volontà. Come Gesù dice a Luisa, tu devi passare per tutti gli stati d'animo, per tutte le santità, e ci devi mettere su queste il timbro del compimento della mia divina volontà. Allora, entrando nelle sacre scritture, nella storia, soprattutto l'Antico Testamento, che è la storia lunghissima dell'umano volere, con le sue angosce, con le sue preghiere, con i suoi fallimenti, con le sue speranze, la ripercorriamo e la riconduciamo all'unità, al principio, mettendovi il suggello dell'atto divino. Grazie. Adesso vado, se no sono in ritardo, disubbidisco, e quindi non posso proprio iniziare neanche a fare. Parla forte, perché forse si è abbassato il volume. L'ho abbassato io, non mi ricordo. Aspetta un po'. No, non ho abbassato per niente il volume aperto. Si sente bene? Mi sentia meglio. Ma devo tagliare le sedie? Sì, perché non c'ho l'altro. Fammi vedere. No, adesso, adesso senti, dipende come ti sposti, forse. Prima, ecco. Ah, sì. Okay. Così sì. Beh, se non puoi sempre stare così, metti, non so. Vabbè, comunque. Sì, mi viene mal di schiena. No, appunto, mettiti bene. No, dai, mettiti bene e alziamo il volume. No, volevo dire una cosa a Elvira, che... Sì, mi dica. No, dimmi, che cavolo, Tu che vado a prendere un po' di sedia intanto. No, ma sì, meno male, mi ha sì, grazie. No, sai Elvira, che sicuramente è il Signore stesso che ti ha portato qui, architettando tutte le circostanze, proprio in una maniera precisa, perché... queste verità e questo dono del vivere nella divina volontà è una cosa meravigliosa. E molti di noi, forse ciascuno di noi, non so se sarà lo stesso per te, non lo voglio anticipare, ma si ricordano il giorno preciso della nostra vita, quando abbiamo sentito parlare per la prima volta di queste verità. Per me è stato il 22 febbraio del 1997, quindi io penso che magari questa data qui, primo novembre, tutti i santi, con i santi che ti hanno portato, tutti quanti ti hanno portato, con la litania Santa Maria Maddalena, San Giovanni, tutti gli apostoli, ti hanno portato come tra le braccia in questo scantinato. Non trattare male la nostra cantina, questa è un'altra cosa. In questo scantinato, in questa piccola catacomba del regno, così come... per il regno della redenzione i primi cristiani si incontravano nelle catacombe, e così i primi figli della divina volontà, noi non siamo perseguitati, diciamo così, apparentemente, però è comunque qualcosa di nuovo, una nuova era della Chiesa e del mondo che si sta formando, si forma sempre nelle cellule nascoste, nella piccolezza. Per questo Gesù forma questi piccoli gruppi, queste piccole cittadelle, province del regno, come le chiama lui. E quindi tu avrai forse sentito parlare, non so, qualcuno ti ha invitato, di questa mistica, di questa
persona, di questa bambina che si chiama Luisa Piccarnetta. Lei ha vissuto nel sud dell'Italia fino al 1947, quindi relativamente recente. E la cosa importante è che Gesù, attraverso Luisa Piccarnetta, ha voluto fare un'opera importantissima, un'opera che è universale, così come è universale l'opera della creazione. Il Padre ha creato tutto con il concorso del Figlio e dello Spirito Santo. Poi è venuto il tempo della redenzione, con l'incarnazione del Verbo. Gesù ha preso il ruolo di protagonista, il Padre e lo Spirito hanno partecipato, è venuto il regno della redenzione e non soltanto, e quindi è venuta la possibilità di salvarci con Gesù che ci ha portato la grazia, la misericordia, ha istituito la Chiesa, il sacramento. Adesso la Santissima Trinità dice: non abbiamo mica finito. La redenzione vera, siamo a Roma, quindi si può citare il latino. Redeo redes, ritornare, restaurare. Redenzione vera vuol dire non soltanto provvedere ai mezzi per la salvezza tramite i sacramenti, tramite i cerotti, le medicine, ma Dio dice: io non ho finito la creazione fino a che non riporto a quello stato originario dell'uomo prima che commettesse il peccato originale. Lo stato di Adamo innocente. E questo è il regno della divina volontà. Questo è il punto dove vuole portare Dio. Metto qui, scusa. Adesso mi interrompo perché vedo che arriva una persona che voglio. Carla, io le ho prese, poi se servono ci sono. Scusate. Diciamo se no. Scusa un secondo, mi dai? No, scusa. Carla, li metto fuori così ognuno se le prende? Fatele fare. Senza che non si rende giù perché... Ma neanche qui dove passa Antonio. Sì, mi devo togliere. Qui c'è il la testa che devi fare. Sai che è successo, tra l'altro? Aspetta, che non so. Volume 22, l'8 settembre del 1927. Il titoletto che abbiamo noi è: tutta la creazione è fissata in Dio ed è relatore dell'ente supremo. Ci racconta Dio, no? Ciò che è Dio. Dolore sofferto in modo divino in Gesù e Maria, e poi il significato dei 40 giorni di Gesù nel deserto. Continuo il mio volo, scrive Luisa, nel supremo volere, il quale, tenendo come nel proprio pugno tutta la creazione, sono costretta a sorvolare da una cosa creata all'altra per intracciare quella gloria che posso dare al mio creatore per mezzo di esse, e per ricambiarlo col mio amore per tutto ciò che ha fatto per amore mio e di tutti. Ricordiamo che il primo, nel volume 18, no? Primo dovere della creatura è ricambiare Dio in amore per tutte le cose create, primo dovere. Ora, mentre ciò facevo, il mio amato Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, quando la nostra divinità creò tutta la creazione, la restò, la mantenne tutta vincolata in sé, sicché si può dire che il cielo tiene il suo rapporto con Dio, in Dio è fissato e da dentro Dio spande la sua immensità. Le stelle sono vincolate in Dio e da dentro Dio ornano d'oro la volta del firmamento. In Dio è vincolato il sole e dal seno divino spande la sua luce che investe tutta la terra. Non c'è cosa creata che non tiene i suoi vincoli in Dio, e mentre escono fuori da Dio non si partono. Dio è geloso degli atti suoi e li ama tanto che non permette che siano separati da lui, e perciò li tiene tutti fissati in sé
come gloria perenne degli stessi suoi atti, come relatori del suo essere alle creature, che con voce muta parlano coi fatti chi è colui che li ha creati. Dicono coi fatti che è luce purissima e interminabile, amore che mai si estingue, occhio che tutto vede e tutto sente e penetra. Ciò lo dice il sole. Dicono ancora le cose create: guardateci e coi fatti vi diremo, e perciò non parliamo, perché i fatti sono più delle parole, vi diremo: Dio è potenza che tutto può, è immensità che tutto involge, è sapienza che tutto ordina, è bellezza che tutto rapisce. La creazione è la continua narrazione dell'ente supremo da cui riceve vita continua. Onde, come tu giri da una cosa creata all'altra, resti vincolata per mezzo di esse col tuo creatore e ricevi rapporti di luce, di amore, di potenza, eccetera, che ciascuna possiede. Marina, se deve intervenire, andiamo avanti. Ond'io nel sentire ciò ho detto: amore mio, le cose create non hanno ragione. Come possono darmi i loro rapporti e darmi tanta gloria? E Gesù ha soggiunto: figlia mia, le cose create stanno in rapporto e vincolate con me come le membra al capo, e agiscono come le membra che hanno vita dal capo. Vedi, tu hai le mani, i piedi, essi non hanno ragione, ne parlano, ma perché hanno vita dal capo, le mani operano, i piedi camminano a disposizione di ciò che vuole il capo e formano la sua più grande gloria. Allora le mani e i piedi non avrebbero né opere né passi quando fossero recisi dal capo, perché perderebbero la vita che gli comunica il capo, comunicava il capo. Così è di tutta la creazione. Sebbene non hanno né ragione né parola, siccome sono unite con Dio, come le membra al capo, essa riceve la vita dal suo creatore. E perciò sono operanti tutte le cose create, e i loro atti sono incessanti e stanno a nostra disposizione, più di quanto tu hai le tue membra a disposizione del tuo capo. Come le tue mani hanno virtù di comunicare le tue opere alle altre creature, così le cose create hanno virtù di comunicare il bene che possiedono alle creature. Che pagina è? 4. E a chi vive nel mio volere divino, essendo con lei una la volontà che le anima, sentono che appartiene al corpo di tutta la creazione, e perciò le comunicano tutti i loro rapporti che hanno col capo, e con grande amore se la vincolano con esse. Perciò sii costante nel vivere nella mia divina volontà, se vuoi fare vita comune col tuo Gesù e con la creazione tutta, e darmi tutta la gloria che incessantemente mi danno tutte le opere mie. Necessariamente ci dobbiamo fermare qui perché cambia il tema, giusto? Ecco, ma non so se qualcuno ha qualche riflessione, qualche... In realtà quando si legge poi quasi non basta il tempo, perché vengono magari in mente delle riflessioni, ma ci vuole il tempo quasi perché la mente le possa ricevere, processare, tantomeno esprimere. Però in questi primi due paragrafi, cioè già questa prima parte già si divide in due, no? Sì. Nella prima... Questo è quello che mi è parso, poi ogni volta che si legge c'è una cosa diversa.
E Luisa c'ha questa, sempre questa forza interna. Ogni capitolo comincia in vari modi. A volte Luisa si trova sotto il torchio della privazione, e questo torchio della privazione è quella molla interna per lei per poter trovare Gesù e poter sopravvivere, e di cercarlo nella creazione, di andare in giro, di muoversi per riuscire a avere quella brezza rinfrescante per poter trovare Gesù fino a che lui non arriva. Altre volte lei si sente completamente beata, quasi assediata, dice. In questo caso si sente dominata, perché lei dice: sono costretta a sorvolare da una cosa all'altra. Questo è bello, perché, come dire, come ci siamo fusi e ci fondiamo nella divina volontà, Luisa dice, stando in questa suprema volontà, non si può non fare quello che fa questa volontà suprema. È la stessa volontà suprema che ti fa sentire il suo atto operante dentro. Il Nostra Madre Santissima nel suo libro dice, figlia mia, ti farò sentire la forza della divina volontà operante in me, ti insegnerò nuove preghiere. Dice Gesù pure a Luisa, in nessuno troverai il modo in cui ti faccio pregare. Luisa sta utilizzando la divina volontà nella creazione per pregare. Non sta utilizzando delle, diciamo, delle preghiere scritte, del modo. Lei si relaziona e utilizza le membra di Dio, che è la creazione, per conoscere Dio e dare gloria a Dio. Cioè è il vero compimento della creazione, dove la creazione veramente fa il relatore di Dio, non solo le cose create, ma, come dire, le cose create sono ad extra, e Dio dice, sì, io le ho messe fuori, ma mica mi sono staccato da loro. È come dire una mamma che partorisce il bambino, però non taglia mai il cordone ombelicale. Così fa Dio con le sue cose create, non può. E come dire, questi atti delle cose create, il cielo, la luna, il sole, le stelle, restano dentro di lui come atti che formano la sua vita. Allora, se vogliamo toccare Dio, tocchiamo le cose create. Se vogliamo, come dire, fare il solletico a Dio, basta fare il solletico ad un fiore, parlo per paradossi, ma veramente le cose create sono così, sono messe fuori, ma Dio le tiene dentro, le rimane, le resta, come dice, resta dentro di sé, in modo che per giungere al capo Dio, è chiaro che se cioè qualsiasi cosa, che se uno ci fa il solletico sotto i piedi, proprio perché siamo tutti un corpo, subito lo sentiamo, se uno ci parla, perché il capo riceve tutto quello che succede nelle membra. Lo stesso è Dio, e le membra sono la creazione. E quindi Luisa è costretta, si sente presa da questa forza, perché questa stessa volontà che opera in Dio, opera nelle cose create, a sorvolare da una cosa all'altra. E poi, voglio dire, non necessariamente lei lo fa, diciamo, in modo strutturale, metodico, con le stesse parole, come una specie di... io sono sicura, convinta, che Luisa lo fa in tanti modi diversi. Lei, una volta, come dice Gesù, una volta comincia dalle sfere alte, una volta comincia dalle sfere basse, una volta comincia dalla terra, una volta comincia al suo, dice, basta che tu ti metti dentro queste membra, dovunque ti trovi, dice, un passo al primo piano, al secondo piano, al terzo piano, ti trovi comunque in esse, e giri da una all'altra. E questo è il, come dire, il modo, il linguaggio del vero Dio, no? Il Dio dell'Antico Testamento, che parla attraverso la creazione, perché è veramente lui l'autore della creazione.
E il vero Dio, il nostro Dio, parla attraverso la creazione, perché la creazione sono sue membra. Gli dei pagani, gli dei falsi, parlano un linguaggio astratto, pagano, filosofico, ma Dio parla in termini di sole, di luce, di alberi, di stelle, non in modo romantico e simbolico, ma in modo reale, perché sono membra sue e dicono di lui. Se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo entrare nelle sue membra per raggiungere il capo. E poi nella seconda parte Luisa fa questa domanda e dice: ma le croste create non hanno ragione, come possono darmi i rapporti e darmi tanta gloria? E in questa, poi nel secondo paragrafo, in questo capitolo 22, Gesù fa l'esempio di Dio capo e creazione membra. E l'uomo, stando nella divina volontà, riceve attraverso delle membra tutti i rapporti che le membra hanno con il capo. Quindi, voglio dire, per collegarsi, per connettersi, per entrare in Dio, basta che io entro nelle membra e queste mi danno i rapporti di amore, di gloria, di conoscenza, di grazia, tutte le qualità divine che contengono. Proprio giorni fa, credo mi trovavo nel volume 28, comunque ci sono altri volumi in cui questo tema del capo e membra ritorna. In questo volume 22 Dio dice: io sono il capo e la creazione sono le membra. In un altro volume Dio parla di se stesso come il capo e dell'uomo come le sue membra. In un altro volume ancora lui parla dell'uomo come il capo e della creazione come membra. Quindi la possiamo vedere in tanti modi diversi, nel senso che comunque sia Dio, uomo e creazione formano questo, non mi piace dire triangolo, questo circolo in cui comunque le cose create, Dio è capo, le cose create sono membra e l'uomo che sta nel mezzo è sia membra che è membra di Dio, ma è capo delle cose create, quindi sta in mezzo alle due e quindi porta la gloria della creazione a Dio e riceve da Dio la gloria per poter, diciamo, consentire a tutte le cose create di dare gloria a Dio, di dar ragione e voce alle cose create, come in questo caso dice: ma le cose create non hanno ragione, come faccio? Dice: ma gliela dai tu. E quindi Dio capo, cose create membra, uomo capo delle cose create membra, ma anche membra di Dio. Quindi uomo è capo e membra allo stesso tempo. Così come noi abbiamo le membra e abbiamo noi stessi un capo, che è il capo delle nostre membra. Quindi l'uomo è veramente il microcosmo. L'uomo, come dice un altro passo della Divina Volontà, se la creatura sapesse com'è bella, come contiene tutto in se stessa, è un microcosmo, è un universo, è un piccolo Dio che sorpassa tutto e tutti in bellezza, in potenza, in amore. Ah, come più si stimerebbe e non macchierebbe con la minima macchia una bellezza così grande, una bellezza così grande e una virtù creatrice così potente. E quindi questa è la riflessione che mi viene, diciamo, da questo primo passo, per dire come noi nella Divina Volontà utilizziamo la creazione per pregare, per attuare, per fare atti, e ci facciamo piccolo capo della creazione per raggiungere Dio capo, e allo stesso tempo siamo membra insieme alla creazione, membra di Dio, e diamo ragione e voce alla creazione stessa. Questo ci porta una unità completa tra ad intra e ad extra, perché se Dio fa le cose e non se le stacca da se stesso, se Dio partorisce ma mai taglia il cordone ombelicale,
Vuol dire che ad intra e ad extra sono sempre eternamente collegate, quindi Dio eternamente è un Dio che crea. Non c'è mai stato un Dio che non ha mai avuto in sé il pensiero delle sue opere, il pensiero dell'uomo, pertanto il pensiero dell'incarnazione del Verbo, che è l'atto di vincolo primo tra ad intra e ad extra, cioè Gesù Cristo. Non so se mi sono spiegata. Una volta io ho avuto proprio questa sensazione precisa, che sono emozionata perché ho visto un petalo di un ciclamino tutto bianco, al centro questo cuoricino tutto perfetto. L'ho guardata e mi sono emozionata. Oddio, quanto è perfetta la reazione che ho avuto. E un'altra volta con una margherita mi è successo, una margherita bella, tutto bianco. Io lo guardavo, incantato. Veramente adoravo Gesù, senza inconsciamente, io adoravo il creatore in quelle cose create. E ritorno al discorso, vedi, ritorno, ma quel ciclamino mi ha fatto la tasso di libro. La perfezione. Che bello, mamma mia. E prima di passare al passo che poi è il centrale sulla questione dei 40 giorni che segue, proprio a conferma di quello che ci dice. Chi è Grazia? Anna, sì. Grazia, sì. Sì, sì, sì. Mi pare nel volume 21 che Gesù dice: è la mia stessa volontà, è la supremazia su ogni cosa, figlia mia. Non lo vuoi capire che la mia stessa volontà che crea e mantiene il fiore è la stessa volontà che mi consacra nel Santissimo Sacramento. Dice: ora ci si inginocchia davanti al Santissimo. Ma chi fa una genuflessione di fronte a una margherita? No, allora giustamente, no? Gesù, questa margherita è perfetta, bella, bianca, fatta bene. Allora baciamo la margherita, abbracciamo la margherita, facciamo la genuflessione nei confronti della margherita, nel senso che riconosciamo e adoriamo la divina volontà operante, e nella misura in cui noi la riconosciamo, certo, sì, e la vediamo, perché il riconoscere è sempre l'atto primo, prima di poter adorare, amare, glorificare, prima bisogna riconoscere, certo. E nella misura in cui noi riconosciamo, possiamo entrare in questi rapporti di cui Gesù parla, questi rapporti di gloria, di amore, possiamo dare e ricevere. Quindi ci sta tutta la genuflessione di fronte alla Violetta e alla Margherita. Tu vedevo la perfezione, io dico, che bella perfezione, non ci facciamo caso, cioè, una cosa per perfezione, non solo una margherita di un ciclamino, ma anche in una mela, in un arancio, che lo apre tutto perfetto, tutti questi spicchi precisi con tutte quelle, mamma mia, quante volte l'ho pensato, quel gorgheggio alle 3:30 di notte che continua a cantare, tutte le notti, 3:30, 4, 3:30, 4, tutte le notti, una meraviglia. Ah sì? Marina, guarda, io, Marina e tutti, io quando leggevamo questa cosa e quando tu hai messo in che conto, sono costretta a sorvolare da una cosa creata all'altra, mi ha fatto, mi è venuta una riflessione bella, perché sono costretta, no? Nelle parole sono costretta, già c'è un qualche cosa che lei non dice, mi sento costretta, non è una cosa di cosa noi ci sentiamo o no. No, 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 è amore, ma la costrizione è che, come se io non posso fare altro che questo, esatto, come una cosa più importante di tutto il resto, e anche sorvolare da una cosa all'altra è come ape o una farfalla che sorvola e fa il suo compito, esatto. In questo visto ape, farfalla e anche ragno, sì, e sì, ogni cosa fa una cosa, sorvola. Non ci entra dentro nel senso di rimanerci, ma di raccogliere e fare ciò per cui è creata, sì, sì, per riportare a Dio ciò, sì, che Dio ha donato, come per raccogliere Dio nel creato e ridarlo, sì, a Dio, sì, come questo lavoro. Poi quando spiegava qui questo paragrafo sotto di non c'è cosa creata che non tiene i suoi vincoli in Dio, infatti, qui ho pensato anche ai angeli decaduti, che non c'è cosa creata che non fa la volontà di Dio pure. Certo, certo, certo. Allora, mi ha fatto riflettere qui sul fatto che noi scegliamo, noi nel nostro libero arbitrio scegliamo cosa vogliamo fare, e anche gli angeli decaduti,
non volevano fare ciò per cui erano creati, non erano creati per fare il male, certo, ma per servire. Certo. Non hanno voluto servire, certo, e comunque servono, perché anche noi da genitori, quando puniamo i nostri figli, che loro vedono che è qualcosa di male, ma non è male, perché serve per la loro crescita, quando fanno qualcosa di sbagliato, lì, scusa, posso, perché io mi distrago, ho bisogno di silenzio, scusa. Allora, quando noi puniamo i nostri figli, sembra che facciamo qualcosa di male, a volte c'è anche un schiaffetto, no, per educare, però in tutte le cose che facciamo, cioè mi sono distratta, guarda, in tutte le cose che facciamo, la scelta che facciamo nella nostra vita, a prescindere dal volere genitori figli, la scelta che facciamo di ciò che viviamo, in un brano c'era scritto che la giustizia e amore di Dio, anche nell'eterna punizione, c'è quel legame di Dio che per amore loro hanno punizione, loro, chiunque che sceglie vivere al di fuori da voler divino e fa la sua volontà, è proprio che amore richiede questa punizione. E visto che Dio vive in eterno, la punizione è eterna, poi dopo, o la ricompensa eterna, cioè questa riflessione mi è venuta come per farci soffermare anche sul fatto che noi adesso che non viviamo in eterno e allo stesso tempo che, nel temporale, dobbiamo riflettere su cosa vogliamo veramente fare, perché dalla nostra scelta dipende il nostro nostra eternità. Cosa scegliamo qui temporalmente, quello avremo nell'eterno, poi dopo. Che è giustizia e amore di Dio poi alla fine. Perché anche qui in questo mondo i figli che scelgono fare sempre bene raccolgono il bene, quelli che scelgono il male raccolgono quello che aspetta. Non so se mi sono spiegata. Sì. O se non sono uscita fuori ancora da questo, però comunque questo mi veniva nella prima pagina che abbiamo letto. No, non si può uscire fuori, è bellissimo. È una verità profonda il fatto di dire che comunque tutto serve a Dio. Tutto serve a Dio, anche chi non vuole servire a Dio, lui, nel senso, lui tutto utilizza per il bene di chi lo ama. Pertanto non si può uscire dal servire a Dio. Per questo addirittura si dice felice colpa. Ah, dai, è vero. Perché tutto Dio utilizza per uno scopo maggiore di bene. Se poi uno decide di tagliarsi fuori da questo bene, di non riceverlo, allora è la decisione. Ma in Dio l'amore infinito resta intatto e qualsiasi circostanza lui la utilizza per un bene maggiore. È vero. Ora la differenza, no? Giusto per concludere questa cosa, è che mentre noi viviamo nel tempo, anche se i nostri atti sono e nella divina volontà sono eternalizzati immediatamente, già stiamo nell'eternità, perché un atto fatto nella divina volontà prende luogo nell'eternità. Però se noi abbiamo delle miserie, facciamo degli sbagli, eccetera, stiamo in questo tempo e in questo spazio, il tempo è una creatura che è a nostra disposizione, non c'è nemico. Noi abbiamo sempre infinite opportunità, anche uno sbaglio, come dire, no? Quando dice Gesù, cioè quello che aveva fatto male, poi dal male fa il bene, lui si salva, quello che aveva fatto bene, poi dal bene fa il male, quello lì non si salva. Voglio dire, è sempre l'ultimo atto, è l'atto in cui ci si trova nel momento presente, per dire, si ha sempre l'opportunità di ritornare a Dio, e Dio utilizza anche i nostri errori e i nostri sbagli per un bene maggiore. Questo non è possibile, non si fa, non è possibile per gli angeli caduti, semplicemente perché loro sono creati e operano e vivono non in una dimensione spazio-temporale, ma nell'eternità.
Pertanto, per definizione, per necessità, per creazione, la loro decisione è una decisione eterna. Quindi non è che diciamo, ah, magari questo demonio ha cambiato idea e si vuole redimere. No, perché la sua decisione è eterna. Lo stesso, poi questo è un mistero, pure quello delle anime cadute, non è che dicono magari cambiano idea, no, è una decisione eterna. Non vogliono cambiare idea perché prende luogo questa decisione eterna di male eterno nell'ambito dell'eternità, così come un atto nella divina volontà infinitamente potente nel bene prende luogo nell'eternità e non può cambiare la sua natura. Se un atto santo divino, tale resta per l'eternità. Allora entriamo nel tempo dei 40. Sì. Dopo di ciò stavo seguendo il santo volere nell'atto quando il mio dolce Gesù si separò dalla sovrana regina per andare nel deserto. E mentre compativo l'uno e l'altro, pensavo tra me: come potette separarsi la mia sovrana regina per ben 40 giorni dal suo caro figlio? Lei che lo amava tanto, come potette fare a stare senza di lui? Io che non ho il suo amore, soffro tanto per alcuni giorni che mi priva di lui. Che potette essere della mamma mia? Ora, mentre ciò pensavo, il mio adorato Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, ambedue soffrimmo nel separarci, ma il nostro dolore fu sofferto in modo divino, non umano, e perciò non si disgiunse né dalla felicità né dalla pace imperturbabile. Felice io partì al deserto, felice restò l'altezza della mia mamma celeste, perché il dolore sofferto nel modo divino non ha virtù di adombrare menomamente la divina felicità che contiene magari, che contiene mari di gioie e di pace interminabili. Il dolore sofferto nel modo divino non ha virtù di adombrare menomamente la divina felicità che contiene mare di gioia e di pace interminabili. Sono come le goccioline di acqua nell'immenso mare i dolori sofferti nel modo divino, cui la forza delle onde hanno diritto di cambiarle, hanno virtù di cambiarle in felicità. Il dolore sofferto in modo umano ha virtù di spezzare la vera felicità e di turbare la pace. Il divino non mai. Molto più che la mia mamma regina possedeva il sole della mia volontà per grazia e io lo possedevo per natura, sicché il sole restò in lei e restò in me. Ma i raggi non si separarono, perché la luce è inseparabile. Perciò nella stessa luce lei restò in me e seguiva gli atti miei, e io restai in lei come suo centro di vita. Quindi la separazione, mentre era vera, fu apparente. In sostanza eravamo fusi insieme e inseparabili, perché la luce della volontà divina metteva in comune gli atti nostri come se fossero uno solo. E poi io andai nel deserto per richiamare quella mia stessa volontà divina che per 40 secoli le creature avevano disertato da mezzo a loro. Ed io per 40 giorni volli starmene solo per riparare i 40 secoli di volontà umana in cui la mia volontà divina non aveva posseduto il suo regno in mezzo all'umana famiglia. E con la mia stessa volontà divina la volli richiamare di nuovo in mezzo a loro per fare che regnasse. Nel ritornare dal deserto la depositai nella mamma mia, con tutti quegli atti di volontà divina che le creature avevano respinto e tenuto come in deserto, affinché fosse lei la fedele depositaria, la riparatrice e la imperatrice del regno della mia volontà. Solo la sovrana signora poteva possedere questo deposito sì grande, perché possedeva in sé la stessa volontà divina in cui poteva contenere la stessa volontà disertata dalla creatura. Come potevamo occuparci del nostro dolore di separarci? Qui riaggancia alla domanda di Luisa, come mai?
Come potevamo occuparci del nostro dolore di separarci per 40 giorni quando si trattava di reintegrare, di richiamare la nostra divina volontà a regnare in mezzo alle creature? Nel nostro dolore eravamo più che felici, perché volevamo mettere in salvo il regno del Fiat Supremo. E la celeste regina stava aspettando con ansie il mio ritorno per ricevere il deposito del nuovo sole, per contraccambiare col suo amore tutti i suoi atti che l'ingratitudine umana aveva respinti. Essa fece da vera mamma alla mia divina volontà, facendo insieme da vera madre alle creature, impetrando a tutti la vita, la felicità, la gioia di possedere il regno dell'Eterno Fiat. Figlia mia, il numero di 40 giorni nella mia vita quaggiù è simbolico e significativo. 40 giorni nel nascere volli stare nella grotta di Betlemme, simbolo della mia volontà divina che mentre stava in mezzo alle creature stava come nascosta e fuori della città delle loro anime. Ed io, per riparare i 40 secoli di volontà umana, volli stare per 40 giorni fuori della città, in una vile capanna, a piangere, gemere e pregare, per richiamare la mia volontà divina nella città delle anime e per darle il suo dominio. Dopo 40 giorni uscii per presentarmi al Tempio e rivelarmi al Santo Vecchio Simeone. Era la prima città che chiamavo alla conoscenza del regno mio, e fu tanta la sua gioia che chiuse gli occhi alla terra per aprirla all'eternità. 40 stetti nel deserto e poi subito uscii alla mia vita pubblica, per dare alle creature i rimedi e i mezzi per giungere al regno del mio volere. 40 giorni volle stare sulla terra dopo la mia risurrezione, per confermare il regno del Fiat Divino e i suoi 40 secoli di regno che doveva possedere. 40 secoli di regno. Sicché tutto ciò che io feci quaggiù, il primo atto, era il ripristinamento di esso. Tutte le altre cose entravano nell'ordine secondario, ma il primo anello di congiunzione tra me e le creature era il regno della mia volontà. Il primo anello di congiunzione tra me e le creature era il regno della mia volontà. Perciò, quando si tratta di esso, non risparmio nulla, né luce, né sacrifici, né manifestazioni, né felicità. Sono muri che metto fuori di me per farla conoscere, regnare ed amare. Possiamo definire per poter applicare la definizione di dolore sofferto in modo divino. Io lo vedo come il parto. Come il parto. Come quando madre dà la luce figlio, lei soffre. Ma soffre anche il bambino perché si separa dal luogo nel quale si sentiva accudito, al sicuro, dove sentiva battito di cuore della mamma, ma anche per uscire con un'uscita così stretta, e anche questo sicuramente è un dolore per il bambino, non solo per la mamma, però
la nascita, si riparte in un'altra maniera, comincia un altro modo di vivere, sia per mamma che per figlio, perché mamma vive a condizione di figlio, non più sua, già nel tempo anche di gravidanza è così, però poi in maniera completamente diversa di come era quando il bambino stava nel grembo. E anche per figlio inizia un altro modo di conoscere la mamma, come per la mamma, è una cosa intrecciata, e questa partenza nel deserto è come vita nella vita, come comunque sempre una cosa di divina volontà, no? Che uno non riesce a rimanere in dolore, perché sa che la cosa serve, che cambia, si trasforma, ma non finisce. Non so come spiegarlo. No, nell'esempio che ci ha dato Margherita ci sono tante componenti bellissime di quello che Gesù definisce, qui non tanto lo definisce, in altri passi, in molti passi parla delle pene sofferte nella Divina Volontà. Innanzitutto, la prima caratteristica è che la pena è sofferta volontariamente, dice Gesù, no? Figlia mia, la potenza delle pene volontarie, tutte le pene per costrizione, per necessità, per circostanza, per qualsiasi cosa, che non sono sofferte volontariamente, tutte le pene del mondo, e quanti miliardi, quante lacrime, quante pene, sono sterili purtroppo, non possono produrre un nano bene in confronto ad una pena sofferta volontariamente. Quindi la caratteristica della pena volontaria. E poi, anche come diceva Margherita, il conoscere, la conoscenza. E come Gesù diceva, scrive, dice, ogni volta che la mia mamma doveva soffrire una pena, io prima andavo da lei e dicevo, mamma, che c'è figlio mio? Puoi soffrire questo? In questa conoscenza, no, come abbiamo detto poi qualche settimana fa, la presentazione al Tempio, io già lo sapevo quello che mio figlio doveva soffrire, ma quando il profeta Simone, già il solo sentirmelo ripetere, questa spada che già c'era, ha cominciato a trafiggermi ancora di più. Quindi quello che rende intensa questa pena, e la rende, diciamo, soffribile in modo divino, è la conoscenza di che cosa vuol dire quella pena, vuol dire che cosa vuol dire separazione da un Dio, in un certo senso, nel senso che tutti questi aspetti non rendono le pene di Maria Santissima meno acerbe, meno dure, no, tutto il contrario. Maria ha sofferto tutti i dolori e tutte le pene in modo divino di tutte le creature, per questo lei è la madre, è la regina dei dolori. Però soffrirle in modo divino vuol dire soffrirle numero uno, volontariamente, soffrirle numero due, con la conoscenza di che cos'è questa pena. Voglio dire, se io non conosco Gesù, come dice, se non conosco, dice, quante persone nel volume 15, leggevamo nel Cenacolo due giorni fa, la pena della privazione che Luisa soffre, no? Quante persone sono prive di me e non danno un pensiero? Quante persone vivono senza grazia, vivono nel peccato o vivono senza di me e non sentono questo, sono costretta a chiamare sempre Gesù perché non possono vivere? Quante persone vivono senza di me e non gli danno manco un pensiero? Quindi la conoscenza di che cosa, di chi è Gesù, di come non si può vivere senza di lui, dà la pienezza della pena, della privazione di Gesù, anche se appunto è una privazione apparente, ma non è una separazione effettiva. Infatti, come dice, la separazione, mentre era vera, fu soltanto apparente. Così come Gesù
sentiva la privazione del padre in tutta la sua vita, e lui dice: questa è la pena più grande di tutta la mia vita, tutte le altre pene sono sorrisi e carezze in confronto a questo, ma la pena più grande è che io, pur essendo vero uomo e vero Dio, nelle pene mi sentivo isolato, appartato. E di questa pena nella divina volontà deve per forza far parte alle anime che vivono nella divina volontà e che hanno questa missione, Mamma Santissima e Luisa. Quindi mi dice: quante volte ho lasciato la mia mamma nello stato di pura fede. La separazione dei 40 giorni non è tanto il fatto che Gesù è andato via 40 giorni eccetera, no, ma che Gesù e la divinità lascia Maria Santissima nello stato di pura fede, come la lascia nello stato di pura fede quando Gesù è morto e sepolto, dove tutti perdono la speranza, tutti dicono: ma dai, è stata una bella esperienza, in fondo è stato bello, ma non è che risorge. Lei è stata l'unica a credere, altrimenti la redenzione non avrebbe potuto compiersi. Allora questa conoscenza non rende la pena della separazione meno dura, la rende ancora più dura, però con essa viene la forza della divina volontà che dà la forza alla creatura, così come la sostiene nella gioia, la sostiene nel dolore. Un altro modo, quindi, la pena è volontaria, la pena è si ha la conoscenza di che cosa si va a soffrire, che cosa vuol dire quella separazione. E poi dice Gesù in un altro passo, dice: figlia mia, questo è il mio modo di soffrire, quindi lo possiamo applicare anche al modo di soffrire di Maria Santissima. Io non guardo alla pena in se stessa o a chi me la sta dando, ma guardo, come ci diceva Margherita, ai frutti, al bene che questa pena deve portare. In questo modo io, per questo io non avevo uno sguardo un pochettino risentito o severo nei confronti dei miei esecutori, dei soldati, di questi, no, perché c'avevo un giustiziere che era l'amore dentro di me, molto più crudele, un carnefice molto più crudele. Non guardavo se erano spine, se erano sputi, non guardavo in che cosa consistesse la pena. Se erano ferite che mi arrivavano fino a dentro le ossa, se erano squarci tremendi, non guardavo chi è che me lo faceva, se era Pietro che mi ha appena tradito, il mio amico più grande, non guardavo se era Pilato, se era Pietro, se era Giuda, ma pensavo, guardavo solo e soltanto al bene eterno e al frutto divino che queste pene potevano, dovevano e avrebbero prodotto. Questo è il modo di soffrire del tuo Gesù. Per questo, non soltanto con pazienza, ma con coraggio invitto, per questo io seguivo il corso delle mie pene. E quindi pene volontarie, pene conosciute, e non guardare a in che cosa consiste la pena, dice: ah, adesso sono sola, eccetera. O a chi mi dà la pena, dice: sono senza Gesù, dice: no, ma il frutto che questa pena deve produrre, e quindi la riparazione di un isolamento di una divina volontà che era stata separata per 40 secoli dalla creatura, e adesso con questa separazione, diciamo, di 40 giorni, con questo numero 40 che si ripete tante volte nella vita di Gesù, che è il numero del sacrificio prolungato. Non per niente Luisa, per quanti anni scrive? 40 anni, esattamente 40, dal 1898 al 1938. E quindi 40 è il numero del sacrificio prolungato, e per questo in questa quaresima di 40 giorni noi possiamo chiedere, ecco, la grazia come poter soffrire ogni pena in modo divino, in modo che non ci spezza la felicità e non ci turbi la pace. Che cosa bella! Quindi pena volontaria, pena cosciente e pena che non guarda a chi ci dà la pena o in che cosa consiste la pena, ma guarda soltanto
ai frutti divini della pena. Questa è la pena sofferta in modo divino. Per me non è questa una spiegazione, è una preghiera in ginocchio di poter soffrire ogni pena, che sia l'incertezza, che sia i temori, che sia la mortificazione, che siano le privazioni, che siano le miserie, eccetera. Soffrirle in modo divino, nella divina volontà, di qualsiasi cosa si tratta, qualunque pena, anche la pena del rimorso, no? Perché il rimorso sta nella volontà di Dio, è volontà di Dio che uno possa pentirsi. Quindi ogni pena, ogni lacrima può essere sofferta nella divina volontà, in modo divino. Poi ecco, forse mi viene in mente un'altra cosa, dico, anche Luisa, no, quando soffriva, per esempio adesso stavo leggendo in questo periodo, in questi giorni, il volume 29, il periodo in cui verso il 1931-30 iniziano le condanne, le calunnie, povera Luisa, no, e diceva, piangevo, continuava a piangere, dico, basta Gesù, non ce la faccio più, così, ecco, non è che Luisa abbiamo una figura di Luisa quasi disumana, quasi inumana, quasi di una imperturbabilità quasi minerale, no? Luisa è veramente umana, nel senso che Luisa dice mi trovavo nelle ansie, nell'oppressione di questa privazione. Luisa le usa tutte queste parole. Questo però non vuol dire che lei non metteva e non soffriva volontariamente queste pene nella divina volontà. E quante volte andava Gesù e dice, figlia mia, coraggio, non ti abbattere troppo. Questo vuol dire che l'immagine di un'anima che vive nella divina volontà e non è necessariamente che quest'anima sembra un serafino insensibile che sta sempre in estasi. No, questa soffre davvero, ma soffre davvero e piange come piange Gesù, piange come piange Maria Santissima, come dice la lettera agli ebrei, Gesù gridava al Padre con gridi forti, no? Adesso non so come l'esatto, è una persona veramente umana che è capace della sofferenza, no? E la vive in tutte quante i suoi aspetti, però quando c'è la conoscenza e la decisione di mettere tutto nella divina volontà, questo non riduce la pena, però questo impedisce che la pena si stacchi dalla felicità, che nel mondo dice che quando uno soffre non è felice. Invece Gesù dimostra nella divina volontà che la sofferenza e la felicità non solo sono compatibili, anzi vanno di pari passo. Tant'è vero che Gesù, Luisa dice, non mi togliere la croce. Quanto più è grande la sofferenza nella divina volontà, tanto più l'anima si sente felice. Perché come dice Nostra Madre Santissima, com'è bello, figlia mia, soffrire con pace. Com'è bello, figlia mia, soffrire le nostre pene, metterle nella divina volontà e abbandonare tutto nelle braccia di nostro Padre. Dice, Padre, metto tutto nelle tue mani, questo viene dal suo libro. E quindi è bello stare senza pene nella divina volontà, ma è ancora più bello soffrire nella divina volontà. Anche se per noi il tutto deve essere indifferente, no? Che soffro, che non soffro, che piango, che non piango, tutta un unico effetto, volontà divina.
questo anche, no? Scusa, per dire una postilla. Quando si sente che Luisa fa questi lamenti, questi sfoghi, e si sente così oppressa, dice: mi sentivo oppressa, angustiata, usa proprio queste parole. Quando Luisa si trova nella pena della privazione, noi non abbiamo l'idea di che cos'è questa pena, perché è pena divina. Allora, leggendo magari, ecco, superficialmente, qualche lettura superficiale, o possiamo aver sentito che dice: ah, Luisa faceva le sue uscite dalla divina volontà. No, non è che Luisa entrava o usciva nella divina volontà. Luisa non è mai uscita, una volta che è entrata nella divina volontà, non è mai uscita. Ha fatto tremare cielo e terra quando lei magari voleva fare le sue uscite. Ma Gesù diceva: tu più ti batti, come fa uno che, no, che sta per affogare, più si dibatte e più affoga. Allora più tu cerchi di dire ah, così, e più vai giù e scendi giù nel profondo della divina volontà. Allora possiamo leggere non soltanto quello che fa Luisa nella divina volontà, ma anche il modo così profondamente umano e profondamente sano mentalmente in cui soffre, imparare a soffrire nella divina volontà come soffre lei, con la certezza che non è la sofferenza o il dibattersi a volte che ci fa uscire dalla divina volontà, è soltanto l'umana volontà che ci può far uscire dalla divina volontà. A volte Luisa soffriva e piangeva perché aveva timore di non fare la volontà di Dio, e Gesù diceva: quanto sono belle le lacrime di un'anima che ha paura di non fare la mia volontà. Allora lì non è che si dice: ah, questa c'ha il discernimento, c'ha la pena, c'ha il timore, c'ha così, sta uscendo dalla divina volontà. No, 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 no. È una pena sofferta anche quella nella divina volontà, perché Gesù mette Luisa in tutti gli stati interiori, in tutti i modi interiori. Fa passare Luisa per ogni santità, per ogni stato interiore, per lo stato oppresso, per lo stato ilare, per lo stato dubbioso, per lo stato scrupoloso, tra virgolette, e tutti questi stati li fonde e li divinizza nella divina volontà. Gli mette il suggello della divina volontà, in modo che Luisa li supera, e questi stati non hanno più ragione di esistere a livello umano. Tutto è stato superato nella divina volontà, quindi anche Luisa diventa regina dei dolori. Avrei finito. Pagina 11, volume 24, 25 giugno del 28, volume 24, 25 giugno 28, non direttamente le virgolette, no, stavo pregando e sentendo la mia estrema miseria, pregavo la mia mamma celeste che mi desse il suo amore per supplire il mio misero amore, ma mentre ciò facevo il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, la mia mamma il primo amore e il primo suo atto lo fece nel volere divino, e siccome fu fatto in esso, tiene la continuità, come se in atto sta sempre amando e operando. Il suo amore non finisce mai, le sue opere fanno le ripetitrici continuate, in modo che chi vuole prendere il suo amore lo trova sempre in atto, mentre l'effetto del primo amore che ripete, ripete sempre. Tale è chi opera nella mia volontà. I suoi atti acquistano la continuità, vengono sempre ripetuti senza mai cessare.
sono il vero sole, che da che fu creato da Dio diede il suo primo atto di luce, ma tanto grande che riempì con un solo atto cielo e terra, e quest'atto lo ripete sempre senza mai cessare, in modo che tutti possono prendere il suo atto di luce, ma uno fu l'atto che si costituiva atto di luce perenne per tutti. E se il sole potesse ripetere il suo atto di luce, si vedrebbero tanti soli per quanti atti potrebbe ripetere. Ma siccome uno fu l'atto di luce che fece, perciò un sol sole si vede e non più. Ma ciò che non fece il sole lo fece la sovrana regina, e lo fa chi opera nella mia volontà. Quanti atti, tanti soli. E questi soli fusi insieme, ma distinti tra loro per bellezza, per luce, per gloria che danno al loro creatore e per il bene universale che fanno scendere su tutte le creature. Questi atti hanno una potenza divina e in virtù di questi atti, come giunse la Vergine Santissima, poté ottenere la venuta del Verbo sulla terra e in virtù di essi verrà il mio regno sulla terra. Un atto ripetuto incessantemente nel mio fiat tiene presso la nostra divinità virtù conquistatrice, rapitrice e incantatrice. Quel ripetere sempre nel volere divino è la forza dell'anima. Quel ripetere sempre nel volere divino è la forza dell'anima, l'arma invincibile che debilita con armi d'amore il suo creatore e lo vince e si sente onorato di farsi vincere dalla creatura. Dopo di ciò stavo seguendo il mio giro nel Fiat Divino, seguendo il mio Gesù quando prese la via del deserto, pensavo tra me. E perché Gesù prese la via del deserto? Qui non c'erano anime da convertire, ma solitudine profonda, mentre erano anime che lui cercava. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: «Figlia mia, la compagnia spezza la pena e la diminuisce, invece l'isolamento la concentra, la raddoppia e la rincrudisce. E io volli andare isolato nel deserto per sentire nella mia umanità tutta la crudezza dell'isolamento che aveva sofferto la mia divina volontà per tanti secoli da parte delle creature. La mia umanità doveva salire nell'ordine divino e scendere nell'ordine umano per poter racchiudere le pene dell'uno e dell'altro. E prendendo io tutta la parte penosa che divideva l'uomo e Dio, farli stringere di nuovo all'amplesso, al bacio del loro creatore». Ma non fu solo questo lo scopo della mia andata nel deserto. Tu devi sapere che la nostra maestra, maestà adorabile, nel formare la creazione, stabiliva che tutto doveva essere popolato di abitatori, la terra fertilissima, ricca di piante abbondanti, in modo che tutti dovevano abbondare. Come peccò, l'uomo si attirò lo sdegno della giustizia divina e la terra rimase desertata, infeconda e in molti punti spopolata. Immagine di quelle famiglie sterili che dove non c'è riso, né festa, né armonia, perché senza prole non vi è chi spezza la monotonia di due coniugi e sull'animo loro pesa l'incubo dell'isolamento che porta la loro mestizia. Invece dove c'è prole c'è sempre da fare, da dire ed occasione di festeggiare. Tale fu la famiglia umana. Guarda il cielo come è popolato di stelle. La terra doveva essere l'eco del cielo, zeppa di abitatori, e doveva tanto produrre da rendere ricchi tutte le e tutti felici. Quindi dove l'uomo, come l'uomo, si sottrasse dalla mia volontà, cambiarono le sue sorti.
e io volli andare nel deserto per richiamare le benedizioni del mio Padre Celeste e, richiamando la mia volontà, regnare, ripristinare la terra, popolarla ovunque e fecondarla, in modo che la terra produrrà altri germi più belli, da renderla centuplicata, più feconda e di smagliante bellezza. Spirito Santo Amore, donaci la tua stessa luce, la tua stessa pace e il tuo stesso vigore. Amen. Se queste cose l'ho fatta, no, a scrivarci, posso offrirle il Signore che il Signore offre, per esempio, ad altre persone, per esempio, mia figlia, a tale persone, va bene, no? Capito? Certo. Ma già la prima volta ripeto questa preghiera, ripeto. Tu, allora, già la prima volta che le fai, facendole nella divina volontà, e questa è una cosa che tu mi insegni, facendole nella divina volontà, è una preghiera universale, nel senso che la fai per Adamo fino all'ultimo uomo, per le anime in purgatorio, in onore ai santi, anche in sostituzione delle anime che sono andate perdute. Per cui sempre la preghiera è un punto solo, come dice Gesù, nella divina volontà va per tutti, pure se tu volessi escludere una persona, non ci riusciresti. Allora, se la ripeti, tu la puoi ripetere 10.000 volte, è un punto eterno confermato, ma ogni volta che la fai è per tutti, pure per me. Infatti io ti ringrazio perché stamattina mi sono sentita meglio, ho detto guarda quella preghiera che mi è arrivata, lui non ci ha manco pensato e mi è arrivata. Per questo ti ringrazio. E le faccio il condino allora. Grazie. Quindi sta riferendo, chiamare persone, dire facciamo questa cosa, già si innesca una discussione tra persone che dicono no, ma è stato fatto, no, ma non è stato fatto bene, no, perché i vescovi, allora questo è già una colossale uscita dalla l'umanità subito. Allora questo è il rischio, per cui noi in ogni atto che facciamo, in realtà, sì, se crediamo stiamo nella divina volontà, in ogni atto che facciamo nella divina volontà consacriamo noi stessi e il mondo non al cuore immacolato di Maria, ma alla divina volontà, che è la fonte del cuore immacolato di Maria. Per cui voglio dire, sicuramente il vivere nella divina volontà è lo stracompimento delle richieste di Nostra Madre Santissima. Allora andarci a mettere con i modi, con le modalità, con i canali, con il linguaggio di un'era passata, in cui dobbiamo dire no allo stesso momento, alla stessa ora, perché quel vescovo non c'era, perché così, no, ma guardalo dove, già vuol dire uscire dal modo di operare di Dio, dal linguaggio celeste della divina volontà, non so se mi spiego. Sì. E quindi è bella questa iniziativa, infatti già il fatto che tu la dici vuol dire che noi la vogliamo fare in ogni istante, però io avrei una sorta di esitazione di andare da questo gruppo, non ha nessun senso di dire a quest'ora, quest'ora, a questo posto, succede quando si vive nel tempo e nello spazio. Nella divina volontà non viviamo nel tempo e nello spazio, viviamo nel divin volere, che è la fonte del tempo e dello spazio. Il tempo e dello spazio sono creature come il filo d'erba. Allora io voglio fare la consacrazione con il filo d'erba o che è una creatura o con la divina volontà. Quindi questa è un'ispirazione bellissima, è un atto bellissimo che il Signore vuole fare in te, in noi, in tutti. L'unica cosa che pensavo, no, quando pure Carla me l'ha accennato, è il fatto di dire se questo implica andare a scrivere email ai gruppi e facciamo, già si innesca una discussione che già può essere una colossale uscita dalla divina, non so se mi spiego, è come andare ad operare con i modi e con le modalità e con il linguaggio e con i limiti spazio-temporali di un regno che è già stato superato, se ci crediamo, no? Diventa proprio una cosa umana. Te l'hai detto parole giuste, no? E quindi sì, dobbiamo farlo, infatti facciamolo in questo cenacolo, e tu, lo Spirito Santo in te ci sta giustamente pregando in ginocchio di pregare per tu, non soltanto per la Russia ma per tutte quante le nazioni, e diciamo Madre Santissima, tutto quanto il tuo piano con noi
lo vogliamo mettere nella Divina Volontà, e se per caso noi non lo sappiamo, perché c'è chi lo dice, c'è chi non lo dice, c'è chi ci litiga, perché il Papa non l'ha fatto, quel Papa non l'ha fatto, Ale, grande colossale uscita dalla Divina Volontà, se per caso non c'è stata una volontà piena, un'adesione piena, noi nella Divina Volontà ce la mettiamo, senza discutere, senza dire, senza organizzare, senza palesare, senza perché questa è la garanzia che l'atto nascosto e dice Gesù, la garanzia che l'atto sia puro e che è l'atto interiore. Allora non sporchiamo l'atto interiore con queste allora possiamo noi con chiunque ci troviamo possiamo farlo sì. Personalmente tutti i giorni dobbiamo farlo personalmente tutti i giorni in compimento delle richieste di Nostra Madre Santissima che è sacrosanta volontà di Dio, però io sarei un pochino più prudente nell'andare a mettere, a scrivere, a organizzare stesso punto, stesso posto, no, questa è roba dell'Antico Testamento, non so se mi spiego. e quindi non sono così, non è così che dovremmo ragionare, però allo stesso tempo non è che non facciamo bello e poi non facciamo la cosa più importante, dobbiamo crederci e in ogni istante diciamo, in ogni istante vogliamo compiere la Divina Volontà nella mia vita, ma vogliamo che ci sia una consacrazione piena alla Divina Volontà insieme con il Santo Padre, con tutti i Vescovi, con tutta la Chiesa Universale, di tutta l'umanità alla Divina Volontà, nel pieno compimento, a iniziare dalla richiesta della Madonna di Fatima, nel pieno compimento della volontà di Dio. Così non stiamo a sindacare se il Papa l'ha fatto bene, se non l'ha fatto male, se quel vescovo c'era, perché se no andiamo su Facebook, passiamo tre ore lì e addio Divina Volontà. Marina, non so se possiamo mi spiego. Fare in maniera individuale tutti i giorni. Cosa dobbiamo fare? Prendere l'atto del desiderio di Maria, di questa consacrazione della Russia e di tutto il mondo, farlo nostro e offrirlo al Padre? Ti pare niente. Siamo Maria. Assolutamente, lo possiamo fare in gruppo, lo possiamo fare individualmente, ma voglio dire, assolutamente sì. E non soltanto questo, ma chiamiamo gli angeli, i santi, tutto il creato, il padre Adamo, tutti quanti, ingaggiamo tutti. Non siamo limitati allo spazio e al tempo. Non siamo limitati dalle linee telefoniche, dal dire a quest'ora, in questo luogo, perché se no già ci mettiamo in una situazione in cui l'umano può venire fuori. Però giustamente questo lo dobbiamo fare, perché è urgente più che mai, stanno i missili puntati, ma non soltanto quelli di Putin che fa i raid eccetera, stanno i missili dell'America, la guerra è già in atto. Guerra finanziaria, guerra militare, Aleppo, ma non abbiamo idea. Noi stiamo qua e in questo momento i bimbi neonati vengono squartati dalle bombe. Quindi, voglio dire, altro che dobbiamo farlo, sì. Tutto il mondo. Grazie Marina. Non so se benissimo. Questo non è uno sminuire, questo è un amplificare la tua richiesta, non è uno sminuire, è un amplificare ancora di più la tua richiesta, quindi io mi devo impegnare a farlo. Funzione ancora di più di consacrazione. Funzione batte consacrazione batte affidamento, prendiamo tutto. Scusate per la... Bene, ti ringrazio Marina. No, grazie Gesù, grazie a te. Grazie. Posso fare una domanda prima di andare via? Ieri stavo leggendo sul Libro degli Angeli che ieri era la maternità di Maria, la festa della maternità di Maria Santissima, che però nessun calendario riporta. E quindi stavo un po' meditando questo fatto del concepimento chiaramente di Gesù nel grembo di Maria, e se ricordo bene la Divina Volontà dice Gesù che quando lui è stato concepito eravamo già tutti in lui concepiti. Sì, allora mi è venuta questa riflessione:
se eravamo tutti concepiti in lui, eravamo tutti in Gesù o con Gesù, perché nei nove eccessi d'amore Gesù dice che stavo solo? Io mi sono fatta questa domanda. Dico, Gesù, c'eravamo tutti, allora non eri solo. No, Gesù non dice che sta... Allora, leggiamo l'eccesso d'amore. Non dice così. Sono nove, proprio perché noi non possiamo capire in noi l'estensione di tutti questi di questi eccessi d'amore, di questo amore. Allora lui ce li deve sminuzzare e li ha divisi in cinque, in nove, chiedo scusa, e quello, il quinto è quello proprio dell'amore solitario. Però mi sono andata al volume 1, però probabilmente faccio allora. Dicemi, appoggi la tua testa nel seno della mia mamma, guarda dentro, gli incendi, i mari immensi d'amore della mia volontà mi incenerivano, alzavano tanto le vampe che si alzavano e si estendevano dovunque. Il mio eterno amore, che cosa mi vuol far divorare? Alle anime. E allora fui contento quando le divorai tutte, restando con me concepite, restando con me concepite. Ero Dio, dovevo operare da Dio, dovevo prendere tutte. Il mio amore non mi avrebbe dato pace se escludessi qualcuna. Ah, figlia mia, guarda bene nel seno della mia mamma, fissa bene gli occhi nella mia umanità concepita, e troverai l'anima tua concepita con me, le fiamme del mio amore che ti divorano. Oh, quanto ti ho amato e ti amo. Nel quarto, questo è l'amore di Prante, nel quarto dice: non soltanto ci stavano tutte concepite in me, ma ci stava pure il fardello di tutti i loro peccati, di tutte le loro... E dice: figlia mia, dall'amore dimorante passa l'amore operante. Ogni anima concepita in me mi portò il fardello dei suoi peccati, delle sue debolezze e passioni, ed il mio amore mi comandò di prendere il fardello di ciascuno. E non solo le anime concepì, ma anche le pene di ciascuna e le soddisfazioni che ognuna di esse doveva dare al mio celeste padre. Allora, dov'è che dice che non siamo concepiti con Gesù? Ci siamo. Il problema è che noi lo lasciamo solo, non essendo uniti con la sua volontà, pur essendo concepiti in lui, la nostra volontà diventa chiodo, diventa corona di spine, diventa frusta e diventa passione per lui. Allora Gesù dice nel quinto, no, poi l'amore, il quinto dice: figlia mia, non mi, almeno tu fissati bene dentro me, stai attento con il tuo orecchio ad ascoltarmi. Io sono il re del re, voglio stare con voi, voglio avere la vostra compagnia, voglio dirvi tante cose belle, voglio dirvi che sono sceso dal cielo per amarvi, per stare con voi, per rimanere con voi. E invece tutti mi lasciano solo. Vuol dire questo che non siamo concepiti in Gesù? No, ma che la nostra volontà, essendo non unita a quella di Gesù, diventa la passione di Gesù. Questa è la risposta. Allora attenzione, perché così come è interessante, no? Noi ragioniamo nel discreto. Allora, se prendiamo il quinto eccesso, no, Gesù sta solo, in realtà non possiamo prenderlo uno da solo, dobbiamo prendere tutti e nove. E Gesù non è che ne vive un giorno, vive il primo, un giorno vive il secondo, perché noi facciamo la novena in nove giorni. Gesù tutto lo vive, tutto in ogni istante, non solo in nove mesi, ma nell'eternità. Per esempio, la classica cosa, che un altro esempio mi colpisce, è che Gesù nella sua umanità e divinità viveva tutto umano e nel divino. Per esempio, si dice: ma guarda che Gesù, quando disse: padre, togli da me questo calice, non la mia volontà, la tua sapata, non diceva, non si riferiva alla passione, perché lui era il calice delle anime che si perdeva. Certo, verissimo, questo nella sua divinità. Però nella sua umanità, anche lui, come Luisa, quando dice, Luisa dice: io sento questa riluttanza a partecipare alle tue pene, adesso mi hai dato le pene del dolore, adesso mi vuoi dare anche le pene dell'amore.
figlia mia, sappi che la tua riluttanza l'ho sentita anch'io. Quindi noi con il nostro, diciamo, pensare nel discreto, assolutizziamo, vediamo una cosa e diciamo, ah, questa è. Il problema è che Gesù fa tutto. Gesù nella sua umanità ha sentito l'orrore di quello che andava a soffrire, come noi, se sappiamo che tra 10 minuti viene uno e ci scortica, ci iniziamo a tremare, a sudare sangue. Però allo stesso tempo nella sua divinità sentiva l'ardore di dire finalmente è arrivata la mia ora, e il suo passa da me questo calice era anche, era nella sua divinità, il calice delle anime che si perdono. Però tutto, è tutto vero, e la riluttanza e l'orrore della sua umanità è anche della sua divinità. Spesse volte no, ho sentito queste discussioni, no, ma non era cosa. Il problema è che noi nel discreto riusciamo a pensare una cosa alla volta, però Gesù, essendo vero uomo e vero Dio, fa tutto nello stesso istante. Il bello di questi scritti è proprio che mentre noi ci fondiamo in un atto e stiamo facendo uno, anche se con la nostra mente non riusciamo a capire e a comprendere, cioè com'è, Gesù si sente solo mentre stanno tutti concepiti, però se io mi focalizzo su un atto, su un eccesso d'amore, posso stare sicura che li abbraccio tutti. Per esempio, c'è la gioia della risurrezione nella divina volontà, ma per caso l'agonia della passione è smessa in quel istante? No, allora io provo nella mia umanità, provo la gioia della risurrezione. Però Gesù in questo momento sta anche soffrendo. Non è che io quando faccio le ore della passione Gesù sta soffrendo, poi il giorno di Pasqua Gesù sta gioiendo. Gesù fa è tutto, l'atto divino è uno, completo. Allora tutti questi atti sono in atto. E però nel momento in cui io ne faccio uno, anche se ne sento uno, in realtà li sto facendo tutti. Quindi dobbiamo abituarci in un certo senso anche a... come dire, abbiamo fuso la nostra memoria umana nella memoria divina, e quindi entriamo nell'onniveggenza. Quindi questi atti, anche se io vado saltellando dall'uno all'altro, in realtà li vedo tutti, ci sono tutti e sono tutti pullulanti, vivi, veri e in atto. Non so come, se come l'Eucaristia, allora, che Gesù nello stesso tempo nasce, patisce, muore, risorge. Certo, Gesù fa tutto ed è tutto. Gesù, in questo Gesù nel tempo si sta incarnando, si sta nascendo, sta soffrendo l'amore divorante, sta l'eccesso dell'amore trinitario, l'eccesso dell'amore costretto, l'eccesso dell'amore divorante, l'eccesso dell'amore operante, l'amore lasciato solo, l'amore imprigionato, l'amore non corrisposto, l'amore mendicante, l'amore agonizzato. E sta pure nascendo, per cui entriamo con tutti noi stessi in ciascun atto, come faceva Luisa. Però sappiamo pure che anche se noi entriamo in uno in particolare, li stiamo facendo tutti. E allora non ce li dimentichiamo, nel senso che poi magari se io mi focalizzo su una cosa, dico no, ma Gesù sta facendo questa, non quest'altra, come per dire, se mi focalizzo su quando Gesù dice: ma noi, tu pensavi che io quando ho detto passi da me questo calice mi riferivo al dolore della mia passione? No, cioè nella sua divinità lui ardeva, e la sua passione, il calice era il calice delle anime che andavano perdute. Ma possiamo stare ben sicuri che nella sua umanità, come vero uomo, Gesù tremava pure, perché sapeva tutto quello che doveva passare. Aveva già il fegato spappolato già dal giovedì sera, no? Per cui Gesù è il vero uomo e vero Dio. Non riusciamo a penetrare, è impossibile penetrare questa realtà, però continuiamo a ripetercela dentro di noi, così che non lo mettiamo nei nostri compartimenti stagno, nelle nostre cellette, ma piuttosto siamo noi, piccola, minuscola gocciolina, che ci andiamo a immergere nel mare. E anche se io vado ora in una goccia, ora in un'altra, però non mi scordo che sono nel mare. E quindi anche se io sto in una goccia del mare e mi muovo con questa goccia del mare che si muove fa muovere tutto il mare. E quindi... No, Sant'Agostino, chi era quello lì che diceva: io volevo il bambino che voleva mettere il mare nella buca, e alla fine della sua vita diceva: questo volevo fare io, tutti i miei scritti volevo.
mettere Dio nella bughetta, no? Invece siamo noi che ci andiamo a immergere nel mare divino. E anche se noi con la nostra mente entriamo in un atto in particolare, li stiamo facendo tutti gli altri, anche se pensiamo che sono incompatibili, in realtà non lo sono, perché sono tutti in atto. Il nulla nel tutto e il tutto. Grazie, nel Marina. Dice nel... Non so se ha senso, non so se mi sono spiegata bene. Entra, noi siamo il nulla. Scusa, Marina, scusa, una domanda. Io non sono bravo come voi nel fare tutto, nel seguire tutto quanto, però la mattina prima di alzarmi dal letto unisco la mia volontà così come sono e il mio essere in unione con la divina volontà e dico: Signore, usami secondo la tua santa volontà, fa di me quello che vuoi, poiché sono strumento nelle tue mani, insomma, tu mi hai creato per te. Io mi sento di fare così, non sono, ripeto, bravo come voi. Però no, allora mi aiuta, penso. La premessa, sì. Nella divina, cioè, voglio dire, non è che ci sta il bravo e il non bravo, sì, anche penso. Io voglio dire, ci sono che chi fa tante preghiere vocali, tutte queste cose qua, per esempio, e chi lo stesso atto lo fa in un piccolo pensiero, certo. E c'è la libertà assoluta. Non è una questione di bravura, altrimenti la divina volontà sarebbe una devozione, perché se io ho la devozione devo essere brava e devo fare questa coroncina ogni giorno, devo fare questa non energia. In questo senso io sono più bravo o meno bravo, certo. Però nella divina volontà ci dobbiamo applicare a fare gli atti continuamente, costantemente, però il modo, la formalità, come si svolgono vocalmente, interiormente, questo è tra l'anima e Dio. E no, non c'è nessuno che può dire: tu sei più bravo, io sono meno bravo, io sono meno bravo, tu sei più bravo. Non esiste. Questo esiste nel regno del discreto, dell'umano. Per cui, voglio dire, anche per esempio, ci possono essere tanti tipi di cenacoli diversi. Magari uno troviamo affinità in un tipo di cenacolo si segue una certa struttura, una certa età, i pensieri, eccetera. C'è un altro in cui magari io conosco alcuni amici nel Messico che non hanno la possibilità di riunirsi in altri posti, devono andare al baretto e mentre mangiano, questo è il loro, voglio dire, è meno efficace? No. Però ecco, non diciamo non sono brava come voi, perché un atto di fusione nella divina volontà, l'atto del fondersi nella divina volontà, o meglio l'atto preventivo di cui tu stai parlando, non è un atto che si deve fare con un tot numero di parole. Certo, più noi ci fondiamo parte per parte, più noi ci crediamo, più noi lo vogliamo, ci viene di spontanea volontà dire: Gesù, veramente, la mia volontà, la mia memoria. Però quando Gesù parla dell'atto preventivo, e tu non hai ancora messo i piedi fuori dal letto, stai facendo questo atto quando mi sveglio, lui non dice: devi fare questa preghiera, devi andare a pagina 32, no, lui dice: c'è l'atto preventivo. L'atto preventivo è, cito, quando l'anima al sorgere del giorno decide e conferma di voler vivere e operare sempre e solo nella mia volontà. Quest'anima prende, come dire, anticipa tutti i suoi atti e li fa scorrere nel mio volere, come se fossero un atto solo. Con questa volontà preventiva il mio sole sorge. Tu potrai dire: non sono brava come te, Marina, tu sai gli scritti a memoria. Povera me, se li so a memoria e poi non faccio l'atto preventivo, mi sto scalando proprio. Allora, difatti, non esiste, Marina, scusami un attimo. Però attenti, perché l'atto preventivo è quello che dice Gesù. No? Poi noi ci facciamo tante strutture sopra, tante cose, però in realtà Gesù ha detto quattro righe. Ha detto: l'atto preventivo è quando noi decidiamo e confermiamo al primo sorgere del giorno di voler vivere e operare sempre e solo nella divina volontà. Ed è quello che tu, con la tua volontà, fai, fondendola nella volontà. Infatti, ti ringrazio tantissimo, Marina, perché questo fatto mi dai tanta tranquillità e mi confermi quello che un pochettino avevo nel mio cuore. Sì, però ecco, attenzione, ognuno di noi ha un modo mistico. Certo. Ognuno di noi ha un modo mistico. Se io
se io, diciamo, negli anni, quanto è bello avere il nostro piccolo programmino, la nostra liturgia con Gesù, che può essere, ognuno ce l'ha diversa. Poi magari nel cenacolo, perché veniamo tutti insieme, uniamo proprio la fusione delle volontà, è proprio il simbolo delle volontà che si uniscono, naturalmente nel cenacolo seguiamo un format, altrimenti, però dire, ognuno sviluppa il vivere nella divina volontà e i suoi atti interiori in un modo che è assolutamente segreto e unico per ciascuno di noi. Per cui, attenzione, non è che chi alla mattina sente il bisogno perché non riesce a fare quest'atto interiore senza leggere qualcosa, già no, tu sei antiquato. No, allora se uno lo vuol fare, lo fa leggendo la consacrazione, tanto meglio. Se uno invece lo fa con il pensiero, questa è la libertà di Gesù. Come si sente proprio dentro lui, insomma, questo è il concetto. Sì, okay. Quello che faccio è una dignità. Okay. Quindi, se tu ti vuoi segnare, sta data 27 maggio 1922, volume 14, atto preventivo. Poi, in qualunque modo, è atto attuale, in qualunque modo noi lo vogliamo fare, recitando la... Però quando, va benissimo, quando poi leggiamo gli scritti, poi, soprattutto dal volume 11 in poi, vediamo che Gesù insiste sempre di più, Luisa. Gesù non è che gli dà le formulette, però insiste sempre di più, Luisa, fai l'atto più importante della tua vita, fonditi in me parte per parte. Infatti, Carla, carissima, lei diceva, ah dai, cominciamo a discutere, non stiamo mai qui a parlare con che ci sta, magari possiamo parlare insieme, però c'è qualcosa in lei, Gesù vuole che chiamiamo la divina volontà in tutti i nostri atti, ci fondiamo, e allora andiamo a pagare. È stato bellissimo, io me lo ho sentito, dice, brava Carla, ho sentito in me, e lei non rinuncia, ci sta, se qua il Papa, noi dobbiamo fare questo atto. Non so se mi sono spiegata, no? E quindi ho apprezzato questa cosa. Nel cenacolo ovviamente seguiamo il format, per cui ognuno segue poi per questo ci sono tanti tipi di cenacoli, ci sono persone che si trovano bene da una parte, bene dall'altra, perché in comunità seguiamo un certo tipo di ordine, però diciamo nella nostra vita interiore non c'è nessuno che ci può dire per vivere nella divina volontà tu devi fare questa preghiera al mattino, questa preghiera al pomeriggio, no, dobbiamo sviluppare sempre di più la conoscenza, il desiderio di vivere nella divina volontà, e questo lo si fa solo e soltanto tramite gli scritti di Luisa. Grazie. Che poi vogliamo ascoltare le cassette di José Acuña, le conferenze di quell'altro sacerdote, o ascoltarci gli scritti registrati da padre, da sorella Benedetta o da Marina, cioè a Gesù non gli cambia niente, l'importante è che noi sviluppiamo la conoscenza, il desiderio, l'amore costante di vivere la divina volontà e di fare atti continui e ininterrotti. Ti ringrazio tanto Marina. Grazie. Che avrà, ma questo però, può pregare la divina volontà per altre persone, non so che posso dire, divina volontà viene a pensare nel pensiero di Marta, che diciamo per intercessione, viene a dare nel cuore di Marcello, che ti posso, insomma, un esempio così. Ma devi fare la fusione. L'abbiamo appena fatto. Allora possiamo dire, quando c'è una domanda di ciascuno di noi, mi metto pure io, dice, posso nella divina volontà fare questo? Prima ancora che faccio la domanda, sentiamo Gesù che dice, sì, posso fare questo? Sì. Allora, ma posso io nel cuore di... Sì, nella divina volontà, tutto ciò che è bello, tutto ciò che è santo, tutto ciò che è volontà di Dio, si può e si deve fare. posso io? Certo. Addirittura nella divina volontà, avete mai sentito negli scritti, no, la parola intercessione nella divina volontà? Magari sta nel primo volume 1, volume 2, volume 3, ma quando si parla, volume 11 in poi, io andai a fare una word search negli scritti, io la parola intercessione non la trovo. Cioè, è una, ancora di più, cioè nel regno dell'umano volere, del discreto, c'è chi intercede, no?
I santi poverini fino ad ora possono solo intercedere per noi, ma se noi viviamo nella divina volontà, i santi si fiondano nel nostro atto, hanno che intercedere, possono veramente farci da papà, da mamma, da sorella, e possono partecipare ai nostri atti, possono godere dei nostri atti, possono ricevere la gloria accidentale che non hanno potuto ricevere fino adesso, come se avessero vissuto una divina volontà, possono dispiegare tutta la loro forza e potenza. La nostra Madre Santissima interceda per noi, altro che intercessione, ci fa veramente da Madre Divina la nostra Madre Santissima. Quindi è un'altra cosa bella a cui pensare, no? Più viviamo nella Divina Volontà, più acquistiamo il linguaggio divino, il linguaggio celeste degli scritti e delle conoscenze, e più certe parole, tipo anche intercessione, scompare, perché non c'è intercessione, c'è proprio la partecipazione, la fusione nell'atto. Quando io e te stiamo facendo la stessa cosa, che c'è qualcuno, io che intercedo, no, e c'è la sostituzione addirittura. Dice Gesù, io mi sostituisco, entro attraverso di te, perché tu sei vita della mente di ogni creatura, e stando in te, Gesù, che sei vita di ogni pensiero, io da te, che sei il centro di tutti, entro nel pensiero di ogni creatura. Quindi non è che da fuori c'è questa barriera, questo muro, e dico Gesù poverino, lui sta dall'altra parte, però ti prego, io intercedo per lui. No, io entro, non esistono più, entro nel pensiero e mi sostituisco al pensiero di quella creatura. È molto più dell'intercessione. Quindi nella divina volontà scompaiono le barriere, possiamo entrare dappertutto, così come pure i santi possono partecipare a tutti i nostri atti, e così pure nostra Madre Santissima può, se facciamo atti nelle, se stiamo con lei, non più, non soltanto intercedere per noi, poverina, che stiamo dall'altra parte del muro, e dice figlio mio, fai una grazia a sta figlia che non la capisce, no, ma il muro si abbatte e la, ci può fare da mamma, dice nella vuoi che faccia a te, ottobre qualcosa, volume 18, vuoi che io faccia a te figlia mia gli stessi atti che facevo a Gesù da bambino, che gli faccio da mamma, lo allatto con il mio latte, gli dispiego tutta la mia maternità, fatti trovare nella divina volontà, e stai sicura che nella divina volontà tutto ciò che io ho fatto a Gesù io lo sto facendo a te, altro che intercessione. La Madonna intercedeva per Gesù, è una rivoluzione totale, una rivoluzione, non ci basterà la vita per poter capire un granello della divina volontà. Per cui è anche bello che noi, usando il nostro linguaggio umano, utilizzando queste parole, ci diano lo spunto per darci una nuova conoscenza. Per esempio, noi abbiamo fondo i miei desideri, io fondo i miei desideri nei tuoi, però Gesù, lo so che tu mi dici che non hai desideri in realtà, perché i tuoi desideri sono atti compiuti. Allo stesso tempo anche la parola intercessione e viene ad acquistare tutto un nuovo significato, una nuova portata. Tant'è vero che nel linguaggio celeste degli scritti della Divina Volontà andiamo a cercare intercessione, non lo so, forse nel volume 1, quando dice Madre Santa, intercedi per me, San Giuseppe, ma Luisa stava lì all'inizio, non è che parlava neanche di Divina Volontà. Quindi è bello vedere come il linguaggio segue la sostanza. Quando c'è una vita nuova, una vita divina, anche il linguaggio è un linguaggio nuovo, un linguaggio divino. Quindi più conosciamo, più comprendiamo, anche più il nostro linguaggio si trasforma. Perché le parole assumono il significato, diciamo, portante di quello che facciamo. Adesso io devo andare, vi ringrazio, mi scuso se mi sono dilungata, se sono troppo, diciamo, zelante, tutte queste cose qua, se risulto antipatico, questo è un po' però vi ringrazio, ciao. Allora, la presentazione è il giorno 23, mi pare, no? Giusto? Sì. Poi però in questo giorno 23 ci sono tre eventi, è uno dei giorni del libro della Vergine Maria più lungo, perché Nostra Madre Santissima ci mette dentro tre lezioni diverse in una, cioè la circoncisione, la presentazione al Tempio e la venuta dei Magi. Però poi la cosa bella è che la appendice, ci sono sei lezioni di appendice,
Ebbene, tre di queste lezioni sono precisamente una sola lezione dedicata esclusivamente alla circoncisione, una sola lezione dedicata esclusivamente alla presentazione al Tempio e un'altra dedicata ai magi. Quindi il giorno 23, che è densissimo, è poi diviso in tre giorni separati, ed è bellissimo vedere come Nostra Madre Santissima nell'appendice, per esempio per la presentazione, aggiunge nuovi dettagli, nuove cose. Volevo solo fare questa precisazione perché magari il libro l'abbiamo maneggiato tante volte, però forse non ci si fa caso, no, a queste cose. Gli altri tre giorni dell'appendice sono, aiutatemi a ricordare, uno la visita ad Elisabetta, un altro alla fine sono la perdita e ritrovamento di Gesù e poi le nozze di Cana. Quindi questi tre eventi più circoncisione, presentazione e magi costituiscono le che forse non lo so, alla fine il padre Calvi o qualcuno ha detto, ma senti, insomma, possiamo sapere di più? Allora Nostra Madre Santissima si è seduta sulla seggiolina e ha detto sì, adesso ti dico qualcosa. Quindi sulla presentazione abbiamo due fonti oggi, il giorno 23 che si riferisce a questo, più un intero dell'appendice alla fine del libro. Non so se mi sono spiegata. Sì. Figlia mia cara, non ti spostare dal mio fianco, seguimi ovunque. Già stanno per compiersi 40 giorni dalla nascita del piccolo re Gesù. Ed il Fiat Divino ci chiama al Tempio per adempiere la legge della presentazione del figlio mio. Ebbene, andammo al Tempio. Era la prima volta che uscivo insieme col mio dolce bambino. Una vena di dolore si aprì nel mio cuore. Andavo ad offrirlo vittima per la salvezza di tutti. Quindi entrammo nel Tempio e prima adorammo la Divina Maestà. Poi si chiamò il sacerdote e, messolo nelle sue braccia, feci l'offerta del celeste bambino all'Eterno Padre, offrendolo in sacrificio per la salvezza di tutti. Il sacerdote era Simeone e, come lo depose nelle sue braccia, riconobbe che era il Verbo Divino ed esultò di immensa gioia. E dopo l'offerta, atteggiandosi a profeta, profetizzò tutti i miei dolori. Oh, come il Fiat Supremo suonò a distesa sul mio materno cuore, con suono vibrante, la ferale tragedia di tutte le pene del mio figlio bambino. Ma quello che più mi trafisse furono le parole che mi disse il santo profeta, cioè: questo caro bambino sarà la salvezza e la rovina di molti e sarà il bersaglio delle contraddizioni. Se il volere divino non mi avesse sostenuta, sarei morta all'istante di puro dolore. Invece mi diede vita e se ne servì per formare in me il regno dei dolori nel regno della sua stessa volontà. Sicché, oltre al diritto di madre che tenevo su tutti, acquistai il diritto di madre e regina di tutti i dolori. Ah sì, coi miei dolori acquistai la moneta per pagare i debiti dei figli miei ed anche dei figli ingrati. Ora, figlia mia, tu devi sapere che nella luce della divina volontà io già sapevo tutti i dolori che dovevano toccarmi, ed anche più di quello che mi disse il santo profeta. Ma in quell'atto si solenne di offrire il mio figlio, a sentirmelo ripetere, mi sentii talmente trafitta che mi sanguinò il cuore ed aprì squarci profondi nell'anima mia. Ora ascolta la mamma tua. Nelle tue pene, negli incontri dolorosi che non ti mancano, non ti abbattere mai, ma con amore eroico fa che il volere divino prenda il suo regio posto nelle tue pene, affinché te le converta in monetine di infinito valore, con cui potrai pagare i debiti dei tuoi fratelli,
per riscattarli dalla schiavitù dell'umana volontà, per farli rientrare come figli liberi nel regno del Fiat divino. Rispondiamo alla Mamma Santissima. Mamma Santa, nel tuo cuore trafitto metto tutte le mie pene, e tu sai come mi trafiggono il cuore. De, fammi da mamma e versa nel mio cuore il balsamo dei tuoi dolori, affinché abbia la tua stessa sorte di servirmi delle mie pene come monetine per conquistare il regno della divina volontà. In circoncisione hanno chiamato il bambino, hanno chiamato il sacerdote in casa, l'ottavo giorno. Sì. Fioretto, oggi per onorarmi, verrai nelle mie braccia affinché versi in te il primo sangue che sparse il celeste bambino in circoncisione, per sanarti le ferite che ti ha fatto la tua volontà umana. E reciterai tre atti d'amore per mitigare lo spasimo della ferita del bambino. No, una giaculatoria che possiamo utilizzare per esempio anche per questo giorno, qui abbiamo trovato quella della circoncisione, però mi sembra che il primo giorno c'è una che dice Mamma Santa, presenta tu stessa il sacrificio della mia volontà al mio creatore. Allora, quando si parla, no, della presentazione di Gesù al Tempio, mi viene in mente questa giaculatoria come quasi quella più appropriata, no? Ci immaginiamo Nostra Madre Santissima che eleva le sue braccia e c'ha il suo bambino Gesù e ci siamo noi in quelle braccia, così come lei, sacerdotessa, la vera sacerdotessa, offre la vittima al Padre. Allora noi ci siamo ancora più piccolini di Gesù bambino, stiamo dentro il cuore di Gesù bambino e lei offri tu stessa, mettiamo la nostra volontà dentro la volontà di Gesù, offri tu stessa il sacrificio della mia volontà al mio creatore. E questa visione, no, di Nostra Santissima come la sacerdotessa, perché il sacerdote è lui che offre, fa l'offerta sacra, no? Sacer, duco, chissà il latino, io non me lo ricordo più. È una cosa bella, perché proprio in questo giorno sembra quasi che ci sia un errore e i teologi, i dottori, quelli che conoscono il Vangelo possono dire qui c'è un errore. Invece Nostra Madre Santissima, lei come sacerdotessa va al Tempio e offre la vittima a Gesù e poi dice: il sacerdote era Simeone. Il sacerdote non era Simeone tecnicamente, il sacerdote era il sacerdote preposto che non è nominato nel Vangelo, era quello di turno. E possiamo immaginare come in queste funzioni, queste liturgie, questi rituali, sa quanti bambini stavano aspettando il loro turno, chi piangeva, chi aveva la colombina sgozzata in mano, che insomma sono veramente quelle scene da Franco Zeffirelli, no? E ci immaginiamo, no, queste scene qui. Nostra Madre Santissima ci dà proprio l'essenza, no, di che cosa vuol dire l'offerta della vittima, e che il sacerdote nella funzione essenziale, anche se il ministro era un altro, e dice il ministro era uno, però il vero sacerdote, colui che ha riconosciuto la vittima e l'ha offerta, era Simeone. Simeone non era un sacerdote, come pure Anna di Fanuele, era un povero vecchietto che stava lì nel Tempio tutto il giorno a pregare e voleva aspettare il Messia, voleva vedere il Messia e non se ne voleva andare a casa, non si rassegnava a morire fino a che dice io devo pregare, devo vedere, e stava lì tutto il giorno. Anna ancora peggio, digiunava chissà quanti mesi,
digiunava, lui pregava, lei digiunava, se due vecchietti stavano fissi nel tempio nessuno li poteva scaricare. Indovina chi riconosce Gesù bambino? Anna di Fanuè e Simeo. Per questo Nostra Madre Santissima dice il sacerdote era Simeone. E se si pensa che fosse un errore, l'errore non c'è, perché se andiamo a vedere l'appendice nel giorno dedicato alla presentazione, Nostra Madre Santissima lo ripete pari pari: il sacerdote era Simeone. Quindi per noi voglio dire, ciascuno di noi è sacerdote regale, no? Questo ci vuol dire Nostra Madre Santissima. Il sacerdozio ministeriale è quello della Santa Chiesa, e poi tramite, diciamo, siamo tutti sacerdoti nel senso che tutti dobbiamo offrire la vittima, e la vittima è la nostra volontà. Se noi mettiamo la nostra volontà nelle mani di Gesù e di Maria, loro la possono offrire per noi. E quindi il rituale perfetto, nel rituale perfetto c'è sempre la vittima, il sacerdote è colui che offre la vittima. Non so se si sente bene. Sì, sì, sì. Diciamo, questa scena bellissima dell'offerta, no, solennissima della madre dei sacerdoti, Maria Santissima. A questo punto andiamo direttamente allora a sentire l'insegnamento di Maria per la terza meditazione. È nell'appendice. L'appendice, sì, la terza meditazione, giusto? Ah, sì, possiamo vedere che cosa più ci troviamo, qualche dettaglio in più che in questa parte più breve non c'è. Potrebbe essere interessante. Prendiamo tutto da capo, restiamo soltanto. Sì, prendiamo tutto da capo. Mamma Santa, eccomi vicina a te per accompagnarti al Tempio, dove vai a compiere il più grande dei sacrifici, cioè dare la vita del celeste infante in balia di ciascuna creatura, affinché se ne servano per mettersi in salvo e per santificarsi. Ma che dolore! Molte se ne serviranno per offenderlo e anche per perdersi. Beh, mamma mia, deponi il piccolo Gesù nel cuore mio, ed io ti prometto e giuro di amarlo sempre e di tenerlo come vita del povero mio cuore. La lezione della Mamma Santissima. Figlia carissima, come ne sono contenta di tenerti vicino. Il mio materno cuore sente il bisogno di sfogare il mio amore e di confidarti i miei segreti. Sii attenta alle mie lezioni ed ascoltami. Tu devi sapere che sono già 40 giorni che ci troviamo in questa grotta di Betlemme, la prima dimora del mio figlio quaggiù. Ma quante meraviglie in questa grotta! Il celeste infante, in una foga d'amore, scese dal cielo in terra, fu concepito e nacque e sentiva il bisogno di sfogare quest'amore. Sicché ogni respiro, palpito e moto era uno sfogo d'amore che faceva. Ogni lacrima, vagito e gemito era uno sfogo d'amore. Anche il sentirsi intirizzito dal freddo, le sue labbrucce livide e tremanti erano tutti sfoghi d'amore che faceva e cercava la sua mamma dove deporre quest'amore che non poteva contenere. Ed io ero in preda dell'amore suo. Sicché mi sentivo ferire continuamente e mi sentivo il mio caro piccino palpitare, respirare, muoversi nel mio materno cuore. Me lo sentivo piangere, gemere e vagire e restavo inondata dalle fiamme del suo amore. Già la circoncisione mi aveva aperto squarci profondi dove mi versò tanto amore che mi sentivo regina e madre d'amore. Io mi sentivo rapita nel vedere che in ogni pena, lacrime e moto che faceva il mio dolce Gesù, cercava e chiamava la sua mamma come caro rifugio degli atti suoi e della sua vita.
chi può dirti, figlia, figlia mia, ciò che passò tra me e il celeste bambino in questi 40 giorni? La ripetizione dei suoi atti insieme con me, le sue lacrime, le sue pene, il suo amore, erano come trasfusi insieme, e ciò che faceva lui facevo io. Ora, essendo giunto il termine dei 40 giorni, il caro bambino, più che mai affogato nel suo amore, volle ubbidire alla legge e presentarsi al tempio per offrirsi per la salvezza di ciascuno. Era la divina volontà che ci chiamava al grande sacrificio, e noi pronti ubbidimmo. Figlia mia, questo Fiat divino, quando trova la prontezza nel fare ciò che lui vuole, mette a disposizione della creatura la sua forza divina, la sua santità, la sua potenza creatrice di moltiplicare quell'atto, quel sacrificio per tutti e per ciascuno. Mette in quel sacrificio la monetina di valore infinito con cui si può pagare e soddisfare per tutti. Onde era la prima volta che la tua mamma e San Giuseppe uscivano insieme col pargoletto Gesù. Tutta la creazione riconobbe il suo creatore e si sentirono onorati nell'averlo in mezzo a loro, ed atteggiandosi a festa ci accompagnarono lungo la via. Giunti al tempio ci prostrammo ed adorammo la Maestà Suprema e poi lo deponemmo nelle braccia del sacerdote, quale era Simeone, il quale ne fece l'offerta all'Eterno Padre, offrendolo per la salvezza di tutti, il quale, mentre lo offriva, ispirato da Dio, riconobbe il Verbo Divino ed, esultando di immensa gioia, adorò e ringraziò il caro bambino, e dopo l'offerta si atteggiò a profeta e predisse tutti i miei dolori. Oh, come il Fiat Supremo dolorosamente fece sentire al mio materno cuore, con suono vibrante, la ferale tragedia di tutte le pene che avrebbe sofferto il mio figlio divino. Ogni parola era spada tagliente che mi trafiggeva, ma quel che più mi trafisse il cuore fu il sentire che questo celeste infante sarebbe stato non solo la salvezza, ma anche la rovina di molti e il bersaglio delle contraddizioni. Che pena, che dolore! Se il volere divino non mi avesse sostenuta, sarei morta all'istante di puro dolore. Invece mi diede vita per cominciare a formare in me il regno dei dolori nel regno della sua stessa divina volontà. Sicché, col diritto di madre che tenevo su tutti, acquistai anche il diritto di madre regina di tutti i dolori. Oh sì, coi miei dolori acquistai la monetina per pagare i debiti dei figli miei ed anche dei figli ingrati. Ora, figlia mia, tu devi sapere che per la luce della divina volontà che in me regnava, già conoscevo tutti i dolori che dovevano toccarmi ed anche più di quelli che mi disse il santo profeta. Anzi, posso dire che mi profetizzò i dolori che mi sarebbero venuti dalla parte esterna, ma dei dolori interni che più mi avrebbero trafitta e delle pene interne passate tra me e mio figlio non me ne fece parola. Ma con tutto ciò, in quell'atto sì solenne dell'offerta di mio figlio, nell'udirmeli ripetere, mi sentì talmente trafitta che mi sanguinò il cuore e si aprirono nuove vene di dolori e squarci profondi nell'anima mia. Ora ascolta la mamma tua. Nelle tue pene, negli incontri dolorosi che anche a te non mancano, quando conosci che il Verbo Divino vuole qualche sacrificio da te, sii pronta, non ti abbattere, anzi ripeti subito il caro dolce Fiat, cioè quello che vuoi tu lo voglio io. E con amore eroico
fa che il volere divino prenda il suo regio posto nelle tue pene, affinché te le converta in monetina di infinito valore, con cui potrai pagare così i tuoi debiti e anche quelli dei tuoi fratelli, per riscattarli dalla schiavitù dell'umana volontà e per farli entrare come figli liberi nel regno del Fiat divino. Perché tu devi sapere che il volere divino gradisce tanto il sacrificio da lui voluto dalla creatura che le cede i suoi diritti divini e la costituisce regina del sacrificio e del bene che sorgerà in mezzo alle creature. Rispondiamo alla Mamma Santissima. Insieme. Mamma Santa, nel tuo cuore trafitto metto tutte le mie pene, che tu sai come mi affliggono. De, fammi da mamma e versa nel mio cuore il balsamo dei tuoi dolori, affinché io abbia la tua stessa sorte di servirmi delle mie pene per corteggiare Gesù, tenerlo difeso e riparato da tutte le offese e come mezzo sicuro per conquistare il regno della divina volontà e farlo venire a regnare sulla terra. Fioretto, oggi per onorarmi verrai nelle mie braccia affinché ti offra insieme col mio figlio al celeste padre per ottenere il regno della divina volontà. Onorata dolce madre, allora veniamo nelle tue braccia, nella divina volontà raccogliamo tutti i tuoi figli, li portiamo insieme a noi nelle tue braccia, perché così insieme al tuo Gesù che già tieni in braccio ci presenti tutti, ci offra tutto il celeste padre per la sua gloria, per il regno del suo Fiat sulla terra come in cielo. Giaculatoria. Mamma Santa, versa il tuo dolore nell'anima mia e converti tutte le mie pene in volontà di Dio. Qualcuno ha qualche riflessione? Stavamo aspettando la tua riflessione pure. Ah, la mia? No, io aspetto la vostra. Volontari. Un volontari. No, ogni volta no, ci sono sempre tante lezioni, tanti spunti, no? Ce ne sono alcuni che sono venuti. Innanzitutto, no, quando dice i 40 giorni, no, dice qui adesso storicamente non so se è esatto, ma che passarono 40 giorni nella grotta. Poi eventualmente fino a che scapparono in Egitto, furono ospitati da una famiglia di Betlemme. No, però 40 giorni in quella grotta sono tanti. Allora la Nostra Madre Santissima dice che cosa è successo in quei 40 giorni, che cosa è capitato durante la ripetizione dei suoi atti con me, ciò che faceva lui facevo io. E ci dà, no, l'idea della vera maternità di Maria, che non è madre semplicemente perché l'ha partorito e quindi adesso poi lo lava e gli mette le fasce, gli vuole tanto bene, cerca di dargli il latte, ma la vera maternità sta proprio nella generazione degli atti e la ripetizione di questi atti l'uno con l'altro. Ciò che facevo io faceva lui. Quasi leggendo, sentendo questa cosa, mi è venuto in mente il rapporto che ha il Verbo con il Padre. Cosa dice Gesù quando parla del Padre? Egli non mi ha mai lasciato solo perché faccio ciò che gli piace. Cioè, io non dico niente da me, quello che mi dice lui dico io non faccio niente da me, io faccio ciò che gli vedo fare, la ripetizione degli atti con lui. Ecco il rapporto del Padre con il Verbo,
che lo stesso rapporto sembra invertito, ma in realtà non lo è, tra Gesù e Maria. Nel senso che, è chiaro, in Gesù c'è sia l'amore paterno, però il Padre ha messo quell'amore speciale, che è l'amore generante, l'ha messo in Maria. Quindi quando dobbiamo iniziare a capire che cosa vuol dire maternità di Maria, già da queste parole qui, la ripetizione dei suoi atti con me, ciò che facevo lui facevo io, era una, era tutto nel Fiat Divino, è la stessa divina volontà che si muoveva nel Verbo incarnato, era la stessa divina volontà che si muoveva in Maria Santissima. Le correnti di amore, le correnti di atti, le correnti di dolore che andavano dall'uno all'altro erano incomprensibili a mente creata, sicuramente incomprensibili a saggio sempre. Però è lì che dobbiamo iniziare a metterci dentro, e questa è l'era della santificazione, l'ultima volta che ho fatto il cenacolo, no? È l'era dello Spirito Santo, così come è lo Spirito che procede dalla ripetizione degli atti tra il Padre e il Figlio. Quello che fa il Padre fa il Figlio, quello che fa il Figlio fa il Padre, adentra nella Santissima Trinità questa corrente di amore, di fusione tra il Padre e il Figlio, fa procedere lo Spirito. E cosa siamo noi se non la procedenza, la generazione dei figli della Divina Volontà? Noi, Luisa è la capostipite, Luisa è l'immagine dello Spirito sulla terra. Allora, per procedere nel regno della Divina Volontà dobbiamo necessariamente metterci dentro questa corrente tra Gesù e Maria, perché così come questa corrente di amore tra il Padre e il Figlio è il Ver, è lo Spirito Santo, allo stesso modo, se ci mettiamo nella Divina Volontà, in questa corrente tra Gesù e Maria, ancora nella grotta, piccolini, non sotto la croce, ma piccolino ancora, proprio in ogni momento, stando in sempre mettendoci dentro questa cascata, questo flusso, questa corrente alternata che va e viene, questa è la procedenza dei figli della luce, questa è l'opera della santificazione, questa è l'immagine della Trinità Santissima in terra, questa è la santità del vivere nel divin volere. Quindi per essere figli del divin volere dobbiamo procedere da Gesù e Maria. È così bello, no? Vedere così chiaro, proprio così, così lampante, vedere che quello che succede ad intra tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo deve necessariamente succedere ad extra tra Gesù, Maria e la e Luisa, con la procedenza dei figli del Divino. Non è meraviglioso, no? Come sembra quasi ovvio, lampante, eppure che mistero grandissimo, che cosa bella. E per farlo ci andiamo a mettere dentro questa corrente e cominciamo mettendoci dentro l'amore di Gesù e Maria, ci facciamo come ci facciamo palleggiare, no? Dentro questa corrente alternata dall'uno all'altro. Io direi non neanche da un cuore all'altro, ma la volontà di Dio in Maria e la volontà di Dio in Gesù. E questa sembra come il polo negativo, la volontà di Dio in Maria, la volontà di Dio in Gesù. Questa è la corrente. Noi ci mettiamo in questa corrente per farci concepire e farci procedere in questa corrente. Quindi questo è quello che la lezione, no? Che dice: figlia mia, se sapessi che cosa è avvenuto in quei 40 anni, la ripetizione dei suoi atti, ciò che faceva lui facevo io. E quindi come noi ci possiamo mettere in questo atto e come diventiamo noi sulla terra la procedenza di questo amore, così come
nell'eternità lo è lo Spirito Santo. Non so se mi sono spiegata. Sì, sono uguale. Un'altra cosa che si inizia a parlare qui, no? In questo giorno, in questa lezione, è il dolore di Maria Santissima. E che cosa vuol dire essere regina? Non solo regina, per esempio lei è regina del creato, regina della pace, regina degli angeli, regina di tutto. Adesso la vediamo come che cosa vuol dire regina del dolore, dei dolori. E che cosa vuol dire essere regina in generale? Allora, il fatto che Maria Santissima, in che cosa consisteva il dolore per Maria Santissima? Che cosa, che mica lei si è mai fatta male da qualche parte, ha sofferto, c'è avuto l'influenza? No, allora niente. Il dolore, e questo lo inizia a spiegare da questa meditazione, perché dice: figlia mia, quello che ha detto il profeta Simeone era la punta dell'iceberg. E io, tra l'altro, di questi dolori, dice, figlia mia, te una spada ti trafiggerà il cuore, e questo bambino sarà il bersaglio delle contraddizioni, la salvezza ma anche la condanna di molte, eccetera. E lei dice, questa è, diciamo, la punta dell'iceberg, e tra l'altro io già lo sapevo. E quindi da che cosa dipende sto dolore? Il solo fatto di sentirmelo ripetere. Allora il dolore è la conoscenza che si muove dentro. Il dolore in Maria Santissima è dovuto alla conoscenza. Proprio perché lei sa, lei soffre. Il dolore di Maria Santissima sotto la croce, il dolore umano, certo, quante madri hanno visto i loro figli squartati torturati eroicamente, ma il dolore atroce, eterno di Maria Santissima è vedere proprio che cosa vuol dire deicidio, che come il peccato riduce un Dio, come il peccato riduce un Dio, e come questo si ripete non una volta sul Calvario, ma le mille trilioni di volte, per tutti i secoli. Quindi allo stesso modo Maria Santissima sa tutte le pene che Gesù deve soffrire internamente, e che lei soffre, perché la ripetizione dei suoi atti con i miei sono le stesse pene che si riverberano nella stessa volontà divina in Maria, la stessa volontà divina in Gesù. Però quello che la fa soffrire non è che gli ha detto tu così, tu colà, tu adesso ti fa, no, è la conoscenza di questi dolori. È come se lei lo sapeva, ma quando uno glielo va a ricordare, io guarda, lo stesso fa questa conoscenza, la conoscenza che si muove dentro è come una spada. La conoscenza che si muove dentro è il dolore. E quindi Maria Santissima è regina dei dolori, perché io questi dolori già li conoscevo, soltanto, ma li provavo, li sperimentavo, li dominavo. E non soltanto li conosco, li sperimento e li domino, ma mi danno la monetina di infinito valore per poter dare il frutto di questi dolori a tutte le creature. Quindi l'essere regina di un qualcosa vuol dire conoscere quel qualcosa profondamente, sperimentarlo e dominarlo, e anche amministrarlo per il bene degli altri. Quindi regina dei dolori vuol dire che Maria tutti i dolori del mondo li conosce tutti. Anche, voglio dire, i dolori fisici sublimati dentro l'anima sua, tutti li conosce, i dolori morali, tutti li ha sperimentati, l'ingratitudine, la solitudine, l'angoscia, la depressione,
l'abbandono, non soltanto questi, ma anche i dolori non soltanto della mente e dell'anima, ma quelli inflitti dalla divinità, la pena della privazione. Quindi li conosce e li sperimenta tutti e li domina. Domina, che cosa vuol dire? Che lei, in un passo degli scritti, si descrive quando Gesù dice: la mia mamma stava così a braccia aperte, qualsiasi cosa il fiat divino, qualsiasi pena le voleva dare, prima glielo diceva, quindi la conoscenza. Dice: mamma, vuoi soffrire questo? E già questa conoscenza ti dà l'idea di che cosa, la magnitudine quella. E poi te la fa soffrire, e lei non si spostava, non faceva un cenno di resistenza. Questo non spostarsi e ricederli completamente è il suo dominarli, li sperimentava completamente, senza rifiutarli, ma li abbracciava, quindi li dominava. Una volta che lei li conosce e li domina, è Madre Santa, regina dei dolori. Tutti i frutti dei dolori di Maria non sono 7, ma 7.000. È disturbato l'audio? No. A volte sì. Qualche volta si perde un po' la voce, ma lei va avanti bene. Questi dolori li può amministrare, quindi dice: anche tu, figlia mia, in tutte le pene che ti chiede il fiat divino, non esitare. E dice: vuoi soffrire questo, figlia mia? Ok, va bene, va bene. Ti mette in mano la monetina di infinito valore con cui tu potrai dare a tutti i tuoi fratelli il bene di quella pena, e quindi costituirà anche a te regina di quella pena. Cioè, che la conosce, che la sperimenta fino in fondo, senza tergiversare, senza glissare, senza evitare, si fa investire da quella pena senza resistenza, la accetta, la sperimenta e la domina, e poi questo la rende regina, quindi può dare agli altri il frutto di questa pena. Questa meditazione è meravigliosa, perché ci dà l'idea proprio di che cosa vuol dire il dolore in Maria Santissima, che è dovuto solo ed esclusivamente alla conoscenza, e la conoscenza nella sua perfezione, la conoscenza in un'anima, la sua, in cui regna la divina volontà, in cui il dono della conoscenza, dell'intendimento, della sapienza è perfetto. E quindi che cosa vuol dire per lei soffrire, e che cosa vuol dire per lei essere regina dei dolori? E come anche noi possiamo essere regine delle nostre piccole pene. Posso fare una domanda? Sì, la facciamo a tutti noi presenti. Sarebbe praticamente che ogni volta che noi si verifica un dolore, la nostra Mamma Santissima li rivive anche attraverso i nostri dolori. Assolutamente sì. Per lei essere regina dei dolori, come lo è Gesù, il re dei dolori, no, profetizzato, re dei dolori, e lei regina dei dolori, vuol dire che li conosce, che li ha vissuti, che li ha sperimentati, che li ha dominati e che li ha fatti fruttare. E quindi ogni pena nostra lei la sperimenta. Ogni pena nostra la sperimenta. Quindi il nostro soffrire è un rinnovare anche il suo soffrire. Lei soffre nei suoi figli, però se noi siamo nella divina volontà, che cosa si rinnova? Si rinnova il frutto delle sue sofferenze, e quindi è la gioia che la sostiene nel dolore, e il dolore che la sostiene nella gioia. In Maria Santissima gioia e dolore sono inscindibili, per cui se io soffro
fuori dalla volontà di Dio. Questo l'abbiamo visto nelle altre lezioni. Dice: figlia mia, quanto è brutto vederti soffrire, quante pene le creature si causano da se stesse, sono le martirizzate, no? C'è questa parola che lei usa, sono le martirizzate dalla loro stessa volontà, si fanno male. E dice: che pena, figlia mia, vederti soffrire in questo modo così sterile, perché tu stessa sei la causa delle tue pene. Queste pene sono delle pene volute dalla umana volontà, causate dalla umana volontà, che non producono frutto, che non ti fanno regina, ma ti fanno schiava. Queste sono le pene che fanno soffrire nostra Madre Santissima. Ma quando noi riceviamo le nostre pene, che sia un mal di denti, che sia l'abbandono di una persona cara, che sia un'umiliazione, che sia una malattia, che sia una mortificazione, quando noi ci mettiamo il fiat, e allora si rinnova il trionfo della regina dei dolori, nel senso che lei dice: grazie figlia mia, brava figlia mia, e queste mie pene che io ho sofferto e che adesso che tu soffri, adesso si possono anche in te, non soltanto in me, ma anche in te si possono trasformare in monetine di infinito valore per il bene di tutti i tuoi fratelli e miei figli. A nostra Madre Santissima non è che si diverte a vederci soffrire, ma la sofferenza è inevitabile e Dio ha scelto la sofferenza per redimere il crocifisso, no? Lui poteva scegliere il tuono, poteva scegliere il lampo, poteva scegliere il buio, poteva scegliere il terremoto per redimere. Ha scelto la sofferenza atroce. E quindi per questo, scusate, ho posizionato la porta, mi sono... E quindi la sofferenza è inevitabile, però vissuta nella divina volontà è feconda e produce frutti. Un'ultima cosa che mi veniva in mente, poi devo andare perché mi chiamano per il pranzo. Che ci sono questi i tre avvenimenti, no, nella vita di Gesù bambino: la circoncisione, la presentazione di Gesù al Tempio e poi l'esame quando lui a 12 anni va a compiere la maggiore età, no, come si dice, l'esame al Tempio, il figlio della legge, quando diventa figlio della legge, a 12 anni. Allora, questi sono, cioè, circoncisione 8 giorni dopo la nascita, presentazione di Gesù al Tempio 40 giorni dopo la nascita. Gesù, quando si perde al Tempio, ma stiamo qui parlando del fatto che lui va a farsi figlio della legge, no? Va a sostenere l'esamino davanti ai dottori che gli chiedono la Torah, gli chiedono i gli chiedono consuetudine, eccetera, eccetera. E inizia, come dire, diventa maggiorenne. Allora, questi sono i tre atti in cui Gesù, con Maria, no? Manifesta il suo perfetto compimento della legge, dove lui dice: non sono venuto a cambiare la legge, non cambio una iota della legge, la sono venuta a perfezionare. Che lui nella circoncisione si fa circoncidere, anche se non aveva nessuna necessità di farsi segnare da quel segno, che era segno di una macchia, di un peccato che lui non aveva. Anzi, è venuto a dire: guardate, io sono nato al dolore come voi, vedete, io inizio a spargere il mio sangue e lo spargerò tutto per voi, non soltanto qualche goccia, ma tutti e 8 lì. Dice: guardate, io sono venuto ad obbedire la legge. Nella presentazione al Tempio lui si fa offrire come vittima e quindi compie
secondo le consuetudini dell'epoca, questa prescrizione e compie perfettamente la legge. Nostra Madre Santissima avrebbe potuto dire: io, mio figlio, presentarlo al Tempio, mi dispiace, no. No. Io circonciderlo non se ne parla nemmeno. No, queste cose. L'unica cosa, e lo si vede in Maria Valtorta, l'unica cosa in cui Maria si è imposta, è interessante questo, è quando Zaccaria disse: ah sì sì, poi quando cresce vi trasferite qui da noi, così lo porto a scuola con me, gli insegno io la legge. E lei dice: no. Cioè no, lei era, come si dice, homeschooling, cioè quando viene educato a casa, no? Quello che si fa adesso, dice: no, ci penso io. È l'unica cosa che si è opposta a qualcosa? Non che si opposta, cioè si vede Maria Valtorta, l'unico, tutto, non era una prescrizione della legge, era la famiglia che diceva sì, perché Zaccaria era un sacerdote, era una, diciamo, no, sì, era un sacerdote, però non lo chiedeva come sacerdote, cioè, diceva sì sì, poi lo mando a scuola dove dico io, dice no, scusa, la scuola gliela scelgo io, si chiama famiglia di Nazareth. Che bello, no? E questa è anche una sublime lezione, dove che ci dice che la prima scuola è la famiglia. Eh sì, certo. È bellissimo. E poi ovviamente no, il terzo compimento della legge è proprio quello della maggiore età, dove Gesù ovviamente lui era l'autore della legge. Immagina se uno che è il creatore, l'autore della legge, si va a far fare l'esamino da quattro maestri un po' boriosi che pensano di sapere tutto, lì a bocca aperta, quando lui poi inizia a parlare. E quello fu un evento straordinario, perché alcuni gli passò da un orecchio e gli uscì da un altro, ma ad altri, tipo Gamaliele, che era presente, Gamaliele si trova anche negli Atti degli Apostoli, insomma, lui è quel dottore della legge che era su tutto indurito, incrostato, tutte quelle consuetudini, non voleva credere, non poteva credere, il Messia quando arriva non può essere lui. Però era rimasto tanto scosso da quel bambino che aveva sentito a 12 anni, non l'ha voluto riconoscere quando Gesù di Nazareth predicava per la Palestina, dice: no, io aspetto il segno, aspetto il segno. Ma quando si squarciarono i cieli e Gesù morì sulla croce, Gamaliele si batté il petto anche lui. E poi Maria Valtorta si vide come in una notte di pioggia torrenziale, vecchio ormai, consumato dalla conversione, dal pettimento, dal dolore, Santissimo, ci lo riconosco, perdono. È bellissima, come dire, no, il vecchio dottore lo riconosco, era lui, era lui quando Gesù era già asceso al cielo, il vecchio Gamaliele, una figura bellissima della scrittura. Vabbè, adesso io ti ringrazio per l'opportunità, adesso devo andare perché mi chiamo. Grazie a te, grazie a voi. Mi dispiace se ho parlato sempre io, però un grande arricchimento. Io mi sono sentita arricchita, perché quando siamo insieme lo spirito ci arricchisce sempre, quando sono da sola no, ma se siamo insieme sì. Grazie. Ciao, grazie. Buona domenica, buon pranzo, saluto i tuoi. Grazie.